Da oggi li monto io i video. Vai. Sono rotto un cazzo. Sai che se sbagli una roba esplode. Ma che sensibilità. Però puoi guardare il video. Ma non l'hai fatto. Solo acceso il video. Vabbè, qua mi ci so spostare abbastanza bene. Beh, ma non riesco neanche a prendere questo. Stai attento. Guarda qua che roba. Fighissimo. Ah, guarda le schede, vediamo cosa ha fatto. Ah, aspetta, schede sono. La prima, scusa, sarò all'inizio. Forse deve ancora. Ah, no, questa la serie deve ancora fare. Allora. Ah, per caso. Sotto, aspetta, no, no, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. No, no, le deve ancora fare, gliel'ho registrate cazzo. Prima le voci. Ma ha fatto niente sto ragazzo. Vai, non ho parole. Vabbè, forse è meglio che smetta di toccare. Ma secondo me è meglio. Melo, questa l'ho sentita. Mi è saltato tutto. Questa l'ho sentita. Vabbè, vieni a vedere. No, vieni a vedere. No, ma non la prendi più adesso. No, no, sarebbe strano. È saltato e tutti i... È perché hai le Crocs. Quindi non scarichi. No, non so, solamente. Non mi sembra una buona idea. Vabbè, basta. Torno alla mia lavoro. Allora, dovete sapere che Nelson e Nicolas andranno in Inghilterra. Peggio che uno che stringe la mano e rimane molliccio, cioè. Sì, quello è fastidiosissimo. Sì, ma cosa vi state allenando per... Dice che gli americani fanno hello, nice to meet you. Nice to meet you. Perché due sono, in teoria, se abbiamo visto bene, sono americani. Ah, esatto, com'è che si chiamano? Sono moglie. Helen Sula e Michael. Questi qua li incontrate? Siamo insieme. Ah, siete insieme? Poi, ci sono altri creatori. Dormite tutti in uno stanzone? Tutti in uno stesso letto. Ma sono texani? Ma questo cos'è TikTok? Quello, cioè, credo sia spagnolo, uno molto figo. Ma infatti, no, ma è gente grossa. Salotto, ha detto, no, oggi durante il salotto Nelson ha detto, ah Nick, ti dico già che c'è uno che ci facciamo. Ah, è vero, ha detto uno bellissimo. Ma... No, ha detto uno che ci facciamo e a me mi ha fatto ridere questa cosa. Portatevi le protezioni, sì. Allora, mi raccomando. Ah, ma non ce l'hai però. Ah, no, è Jeremy. Fammelo vedere, Jeremy. Socio, che bello. Socio, che bello. Ma questo è amico di Nick, tutto... Cavolo, va anche il suo. Beh, il tuo idolo. Questo Nick è un... È te che ce l'ha fatta. Cazzo, sì, questo sì. La cosa che ancora Nick non ha capito è che pensa di andare in vacanza. Ah, no, esatto, ma invece deve lavorare. Stiamo per fare tra poco è strutturare tutti i vlog. Però stanno io punto ai 15. 15 vlog. Esatto. Per Nelson e uno per around. E uno per around. Che lavora. Sai che devo fare io? E 15 vlog più uno per around. Più tutte le live che faremo in collegamento con voi. È chiaro. Io dovrò fare... Più valigia da riempire con tutta la roba che... Per le puntate. Per far puntate. Fare i vlog a Nelson. Bravo. E come ti abbiamo detto, lui è il maestro. Tu sei colui che aiuterà il maestro a tornare ai grandi albori. Secondo me dovremmo anche dargli dei gran pack di preservativi. Ovviamente qua in Italia quando fanno le IRL... Ah, così ci sto ancora tutto? Sì. Quando fanno le IRL qua in Italia ti disturba dietro la camera, in Inghilterra ti stabbano. Infatti non vorrei farlo. Cosa vuol dire? Cioè ti accoltellano... Ma sei serio? No, noi in questo momento ci mettiamo un coltello. Sto scherzando. Una cosa che dobbiamo fare assolutamente per i miei video è andare a mangiare il ramen. Ma provate tanti posti diversi. Secondo me una roba figa sarebbe... quali sono gli snack da colazione inglesi? Allora, visto che fate gli spiritosi, mi sta rendendo conto di aver sbagliato qualcosa, Tom. Perché avranno ognuno una carta con 3.000 euro dentro. Andiamo in vacanza. Che cazzo dici? Veramente? Sì, ma però, è vero? Sì, ma lo scopo non è spenderli tutti. No. Andiamo in vacanza con 6.000 euro. Però guarda che figo, se lo dicono, avevamo 6.000 euro, ecco come li abbiamo spesi. In realtà ci do mille robe. A me piacerebbe anche molto che andasse a prendere il tipico tè inglese da qualche parte in un posto veramente figo. Cioè, ci sono delle attività che hanno programmato. E una di queste era andare a fare un aperitivo dentro delle cattedrali abbandonate. Bello. Quelle robe lì sono fighe. Figo. Assolutamente dovete fare i pub notturni. Proprio il maestro a sbronzarti. Ma il tuo sogno più grande nei confronti di come vorresti vedere Nelson là? Beh, una serata tipo diretta al pub che però dopo diventa andare a fare bordello con 20 inglesi, finire allo stadio a vedere una partita, andare a casa della gente, andare a un rave, svegliarsi la mattina a fare un brunch e andare a bere il tè dalla regina. Questi sono i primi due giorni, mi sei morto. Io in Inghilterra ho visto tante cose, ma il per assurdo, il ricordo che ho più nitido nella mente è la rissa in cui uno dà un calcio a un altro arrivandogli da dietro, cioè proprio così volante. E l'altro che a un certo punto prende una sedia e gliela lancia in mezzo alla strada. Mi hai ricordato che uno dei ricordi che ho io invece è un signore che mette suo figlio dentro un cassonetto fuori da un pub completamente ubriaco. Vabbè.
Ah, c'è un problema grosso. Cosa è successo? C'è l'acqua in questo studio. Ah, è fluisce. C'è la Brandini che dà il bidet. L'acqua fredda è inesistente. Devi metterla per forza calda. Perché beh, nel bidet fa bene. Ma però, cioè, non è che è calda normale. Ok. È calda lavica. Cioè, quindi tu ogni volta che ti lavi il culo, c'è il culo che ti brucia per mezza giornata poi, perché è una roba... A maggior ragione si usi un botto di spezie. Se all'ascolto c'è un idraulico che ha la risoluzione a questo problema, ci contatti. Ah, mi sembra un'ottima idea. Bene, grazie, bravo Ping, ottimo appello. Buonasera signori, perché sento l'eco non lo so. Ma è possibile? È possibile che il nostro tattico ogni volta che viene, quando va via, ci sono dei danni. Cosa fa? Com'è possibile? Ma tutto, ma secondo me lui fa una cosa specie che... di te. No, no, adesso va, dai, siedi. Fa delle, okay. Anche perché sei fuori, no, da anzi, qualsiasi inquadratura lì. Ho fatto... capito cosa dovevamo fare. Dovevamo avere uno show in cui stavamo in piedi con è il quello che avevo così. Proposto l'altro giorno e me l'ho tipo... staccato tutto e andavamo in giro. Andavamo puoi in stare giro dentro le inquadrature per favore. Tutto. Allora, secondo no, la tua voce l'ho abbattuto 2 dB come Frank vedi. Frank no, un po' tutto anche tonno altissimo. Frank, dimmi. Pingu ha sbagliato gli abbonati del mese. Di no, nuovo. No, ha detto che li aveva aggiornati. No, guarda, sono 2600. Tantissimi. Ha sbagliato di nuovo. Pingu ha sbagliato. Allora, ragazzi, dovete sapere una cosa. Adesso mi siedo. Aggiorna. Posso finire quello che stavo dicendo? T'ho abbassato così. Frank... ogni volta che viene qua il nostro tecnico fa dei danni. Secondo me lui arriva a fare delle specie di test. Inizia tipo a muovere manopoline, a cliccare cose e poi scappa. No, non è vero. Prima aveva fatto una roba che ha detto sono così bravo che dovrebbero prendermi al Quirinale. È vero. Non si stia... No, io ho sentito... No, semplicemente è tutto fortissimo adesso, però ho sistemato. Cosa stai facendo, Nick? Sono così bravo che dovrebbero prendermi al Vaticano. C'è anche Nick. No, allora, io ve lo dire, oggi sono un po' su di giri, ma perché sono stato 8 ore seduto in videochiamata per una cosa importante insieme a Nelson. 8 ore. E in questa videochiamata, in cui c'erano comunque altre persone, eravamo in 22, mi passava qualche volta, dovevamo tenere la webcam accesa, e qualche volta mi passava sullo sfondo Nicolas vestito da Batman e questa cosa... Ma quello non ho capito, ma si è notato. Cioè, sono state delle reazioni. Due che ridevano palesemente con Nicolas. Che siete proprio i bulli della classe. Ricordo. No, allora, io dopo un po' non ce l'ho fatta. Io io abbassavo il monitor e andavo con la faccia fuori dall'inquadratore per ridere, perché era infattibile. Anche Cesare rideva, ovviamente. Cesare si vedeva che aveva dei lampi nella faccia, come se, ma non dico, non è un'accusa, come se stesse giocando qualcosa. Ah. Sembrava che avesse dei lampi nella faccia. Sì, sembrava, però dava l'impressione di giocare alla play. Poteva essere quello. Ah. Ma è difficile riuscire a non farlo capire. Io ho acceso a un certo punto stamattina un videogioco, ma ho visto un sacco di lampi. C'era uno che ascoltava, intanto si leggeva un libro. Era assurdo, ma in maniera palese. Sì, palesemente. Sì, non te lo posso dire. Ma tu hai preso appunti tutto il tempo? Solo le prime 4 ore, le altre 4 ore le ho proprio andate a puttare. Le 4 ore ho fatto appunti. Ma poi le ultime 8, la tipa ha iniziato dicendo: le slide vi servono per non prendere appunti. Bello. Sì, no, infatti c'è solo. Ma allora, a parte questo, perché dico che quel no, counter che ha messo siamo a 2000 è sbagliato, secondo me. No, adesso è giusto. Sbagliato. No, adesso è giusto. Tu adesso tu adesso portami, ci sta. Portami le prove. No, ma adesso è vero. Portami le prove. No, se è di meno posso. Andiamo a casa davvero. Perché l'ultima volta noi ci siamo tanto esaltati sul fatto che si sia rimasti in 5. Poi abbiamo scoperto che quel rognoso Pingu aveva sbagliato il conteggio delle sub. Ci stanno facendo notare che è sbagliato. No, è giusto. Ok, quello si aggiorna dopo. Sì, è giusto. Okay. Quella volta è giusto. Quindi, ragazzi, siamo contenti assolutamente di essere arrivati a 2000, ma rispetto a quelle 4000 che ci avevano segnato... No, 2005. Avete ancora 4 giorni. E poi è finito febbraio. Cazzo, è vero. Ma è il problema che finisce prima febbraio. Finisce prima. Una tempo per... Sembra prestigio. Cioè, guardi il calendario e dici... E invece è dietro l'angolo. Allora, anche oggi non c'è Cesare, ma ci sarà. Perché ricordiamo, la è settimana. A fare il giro della Groenlandia. Ma no, non era giocare a Forbidden West. No. Dettagli. Però la prossima settimana... È vero, è vero. Quindi spero che l'abbia finito, perché se speriamo. Secondo me si doveva mettere in pari. Ma la prossima settimana non ci saranno questi due pischiellini. Magari ci saremo in un'altra forma, esatto. No, ma era gassosa, ma infatti si sa già tutto.
Si sa già tutto perché nell'intro non pensavo è andato quel pezzo lì. Magari qualcuno non l'hanno visto, ma nell'intro parliamo. Non mi ricordo cosa diciamo. Però. Di tutto, praticamente parliamo del fatto di mandare Nelson insieme a Nick in Inghilterra e in Scozia. In Scozia. Okay. Bravo, non confondere. No, 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 scusa, è una tragedia oggi. Perché hai un cosino per la pizza americana lì? Non so, è della pizza di giovedì. Ah, sì. Perché io ho un bicchiere con dentro la birra. E sai che non capisco di chi sia. No, io ho lavato tutta la mia roba. No, ho lavato tutta la mia roba. Frank, dai. Ho lavato tutta l'altra volta. Lì c'è ancora tutto il merdaio dell'altra volta. Io ho pulito tutto là, Io ho una fame. Ancora il bicchiere, ho spostato prima la carta igienica. Dettagli. Carta igienica? La carta assorbente. Vabbè, comunque. C'è anche il cavo che penzola. Si vede, però si vede solo nella main. Si vede poco, dai. Comunque, prima di arrivare all'argomento principale, ragazzi, siete carichi per la io prossima settimana? Io ho famissima adesso. Posso chiedere di fare mezza culata verso la tua sinistra? Grazie. Io ho famissima perché ho rovesciato il mio riso. No, un po' meno, mezza, quella era una culata intera. Perfetto, guarda. Ah, è vero, Nick ha rovesciato il suo riso, lo vedrete in una round presto. E porca adesso... merda, ma rispondimi, ti ho detto! Ma sei serio? Sei carico per la settimana prossima? Noi andiamo a Glasgow. C'è uno di Glasgow. C'è uno di Glasgow. C'è uno di Glasgow. Oh, Glasgow! Hey, man, are you from Glasgow? Eddie Mercury. Please, help these guys. Facciamo Edimburgo e Glasgow. Sì. Ma non deve essere una sorpresa, no? No, l'hanno detto in l'hanno detto in giro. Ma poi secondo me ma poi scusa, lo dovrei far vedere sui social le robe. Ma... da domani, dopodomani, sì. Però devi fare tipo sorpresa sui social. È vero. Vabbè, fate finta di non saperlo. Sorpresa! Adesso, io non lo so, però secondo me tutta l'Europa adesso non è una roba che dici wow, che non novità. È in Europa, bro. È vero, non è nemmeno una ragione. Abbiamo passaporto. Cioè, geograficamente, sì, è vero. In Europa, continente europeo. Ma hai fatto malissimo. Ti ho fatto male? Pensa se gli beccavi l'iPad. Rispondi. A cosa? Baffi qui, baffi. Grazie. No, dicevo, secondo me non c'è più hype per queste mete qua, nel senso che sono abbastanza, diciamo, vabbè, sono una meta che sì, fa hype vero, a te. Ma te, biondo, dici... attacco al biondo, attacco al biondo. Dimmi una meta che fa gola a te che non vuoi andare da nessuna parte. Te lo dico. Vai. Giappone? No. Ah. Calderino. Cos'è? Qua fuori Bologna. Ah, Calderino. Vabbè. Non è Calderà. Cara di Reno. Calderà. C'è un'altra cosa. C'è Calderino. L'auto di Calderino. È vero, Calderino. Infatti Calderino non esiste. No, esiste anche Calderino. Esiste anche Calderino. Può essere. E vabbè, Giappone, dai. No. No, adesso no, dici no. No, ma... che io ho il tuo vocale ancora salvato per rinfacciartelo di te che dici una cosa che ho capito con questa pandemia è che sono uno stronzo a non aver mai viaggiato. Appena riaprono, andiamo in Giappone. La classica frase di una persona in pandemia. Poi uscito dalla pandemia non cambia assolutamente niente. No, non è ancora aperto il Giappone. No, ma io stavo dicendo, no, Giappone è fighissimo, però secondo me stupisci se tipo dici vado in Africa, tipo in Africa non ho mai sentito qualcuno che mi ha detto ho fatto un giro in Africa, capito? Ma Yakidale? Cioè, a parte che non è vero. Human Safari? No, ok, Human Safari sì, però a parte Yakidale è stato in Africa. Sì, diciamo che è un pochino più complesso perché devi gestire un viaggio fuori dal tuo... No, poi devi vaccinarti di tutto. È comunque un viaggio pericoloso. Dipende molto da dove vai. Sì. Sì, ma poi io sono stato in Africa. Anch'io no, beh, dipende dove. In Marocco è posto. No, ma io dico come stupore. Stato in Africa. Vabbè, cioè sono andato in Marocco. Tu non Marocco è super safe. Sì. Cioè, so che oddio, ci hanno derubati, però. Sì, ma come ti può succedere in qualsiasi città, anche a Londra. Tipo, sì, sì, non fa parte di quelle mete africane dove dici, ok, devo. Sì, non ci sono le milizie armate. Pensarci bene facendo le cose. Ma no, io quello che volevo dire è che. Vabbè, ma no, nel senso, ci stiamo andando a incartare in un discorso che non ha senso, secondo me. Non sappiamo un cazzo. Non sappiamo assolutamente un cazzo. Io la cosa che volevo dire è che secondo me alla fine andrete a fare magari delle attività in un posto che magari tanti hanno già visitato, sì, ma un po' particolari, sì, forse. Io forse ho zero idea di cosa ci sia Edimburgo e Glasgow, cioè sono due mete che non avevo mai calcolato. Edimburgo è molto bello. Edimburgo è bellissima, molto veramente bella, cioè ci vivrei. Sì, anche io ci vivrei. Sì, infatti l'unico pacco è che in realtà io ci sono già stato, mm-hmm, e ci vorrei anche tornare di nuovo poi, però ho anche già fatto video lì, quindi okay, quello che dobbiamo fare è portare al pubblico da casa della roba diversa. Ci sta. Ci sta. E fu così che uscirono i vlog più classici del mondo. Vabbè. Ma va bene. Ma non va bene così. Ma non è. Ci saranno abbastanza cose a Edimburgo per riuscire a fare tanti vlog diversi. Ma sì, ma si capiamo. Chi ma lo sa. Sei stata a Edimburgo? Io mai. Ah, ok. Io mai. Perché hai detto bellissimo? Perché so che è bello. È bello. Ah, no, ok, ok, ci sta. Tutto il mondo. Ho visto le foto. Io vorrei fare giro in treno di Hogwarts.
Cavolo, si può fare. E dove va? Cioè, credo che il binario dove è filmato il treno sia in Scozia. Tu non mi puoi guardare con uno sguardo interrogativo come se io sapessi le cose. Io purtroppo queste cose non le so. Beh, io hai presente il treno che si vede con le montagne? Io so, sospeso, okay. Credo sia lì, ho visto, cioè, io so che alcune cose della Scozia, alcune parti della Scozia, come alcuni castelli, li hanno presi per fare delle riprese di Harry Potter. Non so assolutamente. No, secondo me quello è lì. Perché la Rowling è scozzese. Però ti posso dire una roba: mentre stavo cercando dei luoghi di Harry Potter, tu di fianco mi compravi la Lonely Planet snobbandomi completamente. Di Glasgow, non di Edimburgo. Di Glasgow, no. Okay. Edimburgo ce l'hai già? Ce l'ho, non lo so, devo guardare. Ma sapete che J.K. Rowling ha scritto Harry Potter nei bar di Edimburgo? Noi l'abbiamo visto. Ma è fate, bar, adesso è un bar cinese. Il tour. Ok. Ed è ancora uguale, però. Non lo sappiamo. C'è ancora J.K. Rowling dentro che scrive. Però io quando ho visto il bar, cioè, mi è venuto da pensare, non è che ci andasse perché gli ispirava andare in quel bar, secondo me è semplicemente perché era molto economico. Probabile. Sì, perché lei comunque aveva pochissimi soldi. Ma secondo me i teini. No, volevo dire, non mi ricordo più, vai pure. Niente. Volevo dire qualcosa, mi ricordo più. Perfetto. Allora, patto del giorno. Elephant Bar. Chi è? È il bar che abbiamo visto, quello rosso, presente? No, non mi siamo passati davanti. Però ce n'è un altro che dicono che sia il vero bar di J.K. Rowling, perché ce ne sono due che se lo contendono. E adesso ti dico il nome. Ma però noi siamo stati davanti a uno quello, che... Cioè, oltre a quello che dici te, sì, Nick, c'è il vero bar di J.K. Rowling, okay, che è vicino al vero che bar, è vicino al vero bar di J.K. Rowling. Poi un giorno uno si è chiesto, ma forse J.K. Rowling semplicemente cambiava bar? Eppure no, c'è il vero bar di J.K. Rowling. Comunque il vero bar di J.K. Rowling, rullo di tamburi, si chiama Elephant Bar, Elephant House. House, ma c'è anche lo chiedono dalla chat, falsa informazione. Royal Mile. Royal Mile. Forse è il Royal Mile, ma non sono sicuro. Non lo sai palesemente. Andrei ad ascoltare il patto del giorno. Va bene, va bene. Pet of the day. Patto. Deal of the day. Riverenza a tutta la valle spaziale. Sono Corrado da Padova. Questo è il mio patto del giorno. Avrai un fisico perfetto, scolfitto, una vera divinità greca. Ma dovrai mangiare sano e sottoporti a diverse ore di allenamento tutti i giorni. Oppure cagare palline tutti i giorni. Riverenza. Cosa? Questo patto. Basiamoci sulla scritta. È un ricatto, non è un patto. Basiamoci sulla scritta. Allora, il problema è che la scritta in realtà escludi il cagare palline. Chiedo una roba a Corrado che magari ci manderà un altro. Magari ancora è ancora lì su Telegram sul pezzo, ma è un patto che si è inventato all'ultimo secondo, chiedo, giusto così. Quando ci risponderà. Perché è scritto. No, è scritto, prego. Sentiamo se c'è un vocale di Corrado. No, dategli tempo perché... Nel frattempo analizziamo. E allora, in realtà causa e effetto qua sono correlate, ma nella normalità. Io cioè, non sto capendo, infatti. Se tu mangi sano e vai ad allenarti io pagherei per potermi allenare. Se non lo fai, caghi palline. Ma no, quello toglielo, non è vero. No, l'ha detto Corrado. Allora, secondo me è una cosa tipo, se io adesso mi dovessi infuttare con l'allenamento e mangiare sano, non sarei in realtà sicuro di avere un fisico perfetto e scolpito e soprattutto non ce l'avrei subito, ce l'avrei magari tra quello sì. Diverse ore di allenamento tutti i giorni, cioè non abbiamo tempo. Dopo un mese sei già... Secondo me, cioè, alla fine è la normalità questa. Esatto, anche no, secondo me sogno, ti fa diciamo, ti dà certezza e ti fa skippare il tempo. Okay, secondo me Corrado era un po' confuso quando ho scritto questo. Io dico di no. Se in realtà ci aggiungi oppure cagherai palline, che secondo me è molto più interessante. È molto più interessante. È top. Io voglio cagare palline. Ma non per divertimento, per il fatto che molto per spesso... Per un periodo ho cagato palline. Recente. Io ieri sera. Lì ti risolvi il problema di quando fai fatica, coniglio. Perché... Dai, te lo giuro. Mi fai una foto, me ne fai una foto. Non va bene, eh. Vabbè, un problema. Vabbè. La cosa che pensavo del cagare Passami palline è che quando, cioè, secondo me, una delle scomodità più grandi è che quando sei in pubblico non puoi, naturalmente. Smettete subito di lanciarvi roba. Cosa c'entra il pubblico? No, non puoi cagare palline. A volte è successo che io a me scappasse così tanto che dicessi, oh mio Dio, la devo fare in pubblico.
No, aspetta, cosa vuol dire in pubblico? Cioè vuol dire in un posto montagna. Tipo in montagna, non in pubblico adesso sì, ti tiri no, giù le braccia. No, non adesso mi tiro giù le braccia. C'era quel famoso video di Cesare che ti riprendeva mentre cagavi. Esattamente, quello, sì, okay. Però anche soltanto in città a volte, rientrando a casa, mi è capitato che mi scappava tantissimo, che non stavo per arrivare al portone di casa, capito? Ok, ma cosa c'è? Ok, esatto, cosa cambia se caghi in pallini? Facendola a pallini, la puoi dilazionare meglio, cioè il problema è che se la fai... Esatto, fai un pochettino, poi vai via. Poi puoi dire che è di un coniglio. Secondo me palline non sporca neanche troppo. No, guarda, allora aspetta, io ho visto una persona che aveva un coniglio, ok? Sì. E aveva sempre il culo pulito. Vabbè. No, che stavo per... Chi era? Sì, no, per articolarla un po' di più. Ok. Questa persona... Ah, non c'è più quel coniglio. No, questo coniglio c'è ancora. Okay. Questo coniglio c'è ancora. E puzzava pochissimo, cioè la cacca che faceva anche in casa, anche perché gli aveva messo sto ricentino in casa... Sì. Non faceva puzza, assurdo. Però lì ti dice caghi pallini, non caghi con l'alimentazione di un coniglio. No, è vero, sì, è vero. Però è probabile che se mangi sano tutti i giorni la cacca non puzza troppo. Non lo so. Allora, tu mangi sano, più o meno. Caghi pallini, mi immagino caghi delle palline da biliardo. Ma quanto ci stiamo mettendo questo fatto di merda? Le palline c'hanno scoperto. C'è la puntualizzazione di Corrado. Ah, sentiamo il fatto di Corrado. Sentiamo. Buonasera ragazzi, sono veramente contento che vi sia piaciuto da morire il gatto. Volevo solo dire che le cose delle palline era un'idea del mio collega Pasquale. Idea, e allenarsi è fondamentale e vi invito a farlo. Ah, ok. Un ottimo messaggio. Grazie al messaggio per il progresso. Space Valley per il progresso. Bravi. Mi fa ridere che Corrado, nel momento in cui regista gli audio, tipo ha un... Cioè, è un po' indeciso. Poteva rifarlo. Poteva rifarlo. Comunque, peccato che non ci sia Cesare, scusami. Perché sarebbe... Perché sarebbe stato interessante la sua risposta. Sì, perché vero, lui si mangia tutti i giorni, mangia già sano. È vero. No, infatti, magari... secondo me... È anche già il fisico scolpito. Ma secondo me un palestrato ti dice di sì. Perché i palestrati non sono mai contenti, soddisfatti. Esatto. Io ti giuro, non sto capendo perché siamo rimasti impantanati. No, infatti, io dico no. Via. Io sì. Fanculo, perché lui dice pagherei per allenarmi. Anche per grazie Corrado che ci ha mandato un vocale. Sì. Per tutto il tempo. Comunque mi fa ridere che voi due siete dei minion e io e Frank siamo giganteschi. Sì. Ma in che senso? A livello di inquadratura. Questo solo perché non vi siete messi vicini, se ne eravamo 2-2. Cazzo, è vero, non ci abbiamo pensato. Posso dire che questo show andrebbe fatto in 3. In 3, ma si sarebbe anche... molto. Settimana prossima. Ma ci mettiamo, infatti, io sì, vi largo. Esatto, no, metterei faccio uno dei una quelli. Domanda, ma 3 casuali o 3 specifici? 3 a chiunque. Stavi chiedendo chi cacceresti. Esattamente. Io dico proprio 3 in generale, anche non noi. 3. Cazzo, è vero, la prossima settimana ritornano i 3 a caso. Quindi si portano i videogiochi, signori. Ma Pinguri, fai tutte le grafiche. Si rifanno tutte le grafiche. Si torna in cameretta. Io torno nella mia vecchia casa per l'occasione. Bello. E si fanno vicino che ti minaccia. Sì, per chi non lo sapesse, i 3 a caso erano un canale che abbiamo creato precedentemente alla creazione di questo, che ha dato poi in realtà l'ispirazione a questo canale. Cesare ci compra ancora i giochi. Sì, perché vero, la gente continua a sabbarsi. In cui io, Frank e Cesare giocavamo ed eravamo affiatatissimi. Poi, vabbè, si è distrutto un po' un'amicizia quando siamo arrivati qua al tavolo di Yakety Yak. Ed è finito un sogno. E una fame, non ho neanche pranzato. Andiamo a mangiare. Ma era bellissimo perché io ho pranzato anche non malato. Avete mangiato la pizza voi? Sì, a me fa ridere perché noi abbiamo preso la pizza. Esatto. Ma perché non l'hai detto? Ma è ovvio. No, potevate chiedergli. Cioè, eri a casa, ho detto, boh, mangerà, arriverà. Ma io ho messo che mangi a casa. A me è dispiaciuto un sacco. Però molto che se tu, tipo, queste cose non me le dici, io non riesco a farle di spontanea volontà. Perché io in realtà ho pensato, boh, non pranzo. Perché allora sono un po', tipo, ho mangiato tanto ieri, eccetera. Sì. Però in realtà non ce n'ho neanche. Perché non c'è? Non ho tempo. Mangio tardi, forse vado a saporire. Ma vuoi ordinarti qualcosa al volo? No, lo stesso. Sicuro? Sì, te lo porto. Considera che questa qua live è lunga. Sì, questa è oggi lunga. 4 ore. Cioè, trivi al pulsito. Non confondete la chat. No, aspettate, prima mi sono scordato di una roba fondamentale che volevo dire. Come finiamo? Certo. Oggi guardiamo Frozen. Esatto, Frozen, il cartone. Aspetta, sondaggione. Che figo, Frozen. Allora, ho sentito pareri molto contrastanti. Oddio, dove? Guardando camminando per strada volta, sentiva pareri. E anche tipo di persone, il meteo oggi è una dei contrasti. Bomba. No, anche di persone a me vicine che magari guardano un po' le live e si hai sono persone che conosci personalmente. Sì. Figo. E si sono spaccate dicendo che il film faceva cagare e il film era bellissimo. Quindi il film dell'ultima volta era adatto. Adatto sì. Ah, ok.
alle nostre live. Sei furbo, per capire. Magari, capiamo che proprio è una roba che non piace. A me magari vogliono vedere film importanti. No, secondo me era molto spessore. Adatto, anche se ancora ripenso a lui che si sfracciava le gambe e con le tibie. Quello è pesante. No, a me sto male a pensarci. Ti ha fatto male? Sì, mi turba. L'unica cosa che mi ha turbato è che alla fine muoiono tutti per i lupi. No, lei no. Lei no, gli altri però sì, vero. Ah, un'altra cosa che non ho capito per niente, perché poi ci ho ripensato un botto. Lei era incinta di tutta la parte, no, tutta la parte in cui le parla del non toccarsi la faccia, cioè quella scena proprio zoomata dove lei si tocca la faccia e si scrossa. Secondo ma me, che cazzo serve? Te lo spiego. Secondo me lì loro avevano avuto l'idea dove lei è senza faccia. Aspetta, loro avevano l'idea di farla di fare a un certo punto toccare la faccia e che la faccia si disfacesse. Sì. Poi hanno capito che non lo sapevano fare a livello tecnico. Te lo assicuro al 100%. Cioè, a livello di effetti speciali non sapevano. Quanta attenzione, di pelle, basta. Quanta attenzione ci hanno messo dietro questa cosa di non toccarti la faccia? Tantissima, no? Come anche l'impezzo iniziale, il numero della tipa, cioè è vero, tutte cose serve? Non servivano a niente. Sì. Vabbè, no, io volevo fare una puntualizzazione. Però, avevo letto su IMDb però che questa cosa del film non può succedere perché c'è una persona addetta al controllo alla fine. Ah sì? Ma cioè, sì, ma poi la mettono via. C'era scritto su IMDb che... Ha detto Nick che è successo in realtà. Ma è tipo una vita fa. Non lo so. Dopo quello... No, è perché c'è scritto su IMDb che non è una storia vera quella, ma è ispirata a una storia vera e da allora fanno un controllo, c'è un omino che controlla. Io quello che credo che nella storia vera sia la lasciassero i giubbotti fino qua. Poi non Vabbè, sicuro. Però ha senso effettivamente. Anzi, sì, ci sarà uno. Dovrebbero mettere qualcosa su ogni seggiolino. Ma per fanno poter un'altra scappare. Cosa. Alzano il seggiolino. Cioè, il seggiolino si può alzare e resta su. Quello che fanno è mano a mano che la stanno chiudendo. Ah, li tirano così quando li ha fatti tutti. Esatto. Cazzo, è vero, c'ha ragione. Ma perché lì in realtà era la bandiera. Cioè, lui ha chiuso la seggiovia con la bandiera. E poi dopo gli ha detto, vabbè, salite. È come se li tirassero tutti su e poi alla fine uno no. Però quello su lo fa, dici. Tutti i seggiolini vengono alzati, quindi una volta che ti ritornano alzati hai completato il giro. Sì, ma poi effettivamente ha senso che la cosa del controllo la faccia l'ultimo, non il primo. Perché è uguale, è un cerchio. È dico, la bandiera... Vabbè, sì. O lo fa uno, lo fa l'altro, uguale. L'importante è che... No, sì, ha senso. Anche senso tirarsi i seggiolini. Mettere la bandiera non serve anche. Potreste farci un video di approfondimento sul canale di Nelson. Tipo, in cui prendete una lavagna e analizzate tutte le cose. Sarebbe una roba che mi guarderei. Cioè, se mi fosse fatta bene stile Kal-El che mi fa tutte le teorie. Nelsfact. Muoviti! Grazie. Secondo me... ha un si trattiene quando deve... Si diverte a triggerare. Poi mettere quello per finta. Questo non è tipo il tasto del Nelf Fact. Sa che in quel momento tutti gli spettatori caleranno. Il momento devi diventare morto e il suo dito fa. Ma è un Nelf Fact veramente veloce. Vai. Aspetta, che non me lo ricordo più. Poi con quelle sopracciglia non riesco a prenderti sul serio. Di cosa parlavamo? Aspetta, che non me lo ricordo più davvero. Sì, però cazzo, puoi arrivare al Nelf Fact non ricordandoti il Nelf Fact. Di cosa stavamo parlando? Della seggiovia. Seggiovia. E del fatto che non è possibile. Dovresti fare un canale fare un video di approfondimento. Un video di approfondimento. Cioè tipo una sorta di spiegazione, analisi di quello che era successo lì. Esatto. E io ho detto Nelf Fact. Ma te lo stai creando adesso? No. Oddio, ho dei problemi di ragazzi, memoria. Sono dentro otto ore davanti. No, ti giuro, non sto facendo finta. E allora, è che non riesco a capire con quelle sopracciglia. Non hai le sopracciglia. Sto pensando a che cosa ho pensato in quel momento. Mi hai detto un video di approfondimento. Ma mi tornerà. Mi tornerà. Posso dire che è il miglior Nelf Fact? No, posso dire anch'io. È il migliore, Sembra un po'. Chi è che ha parlato Ping? Sì. Sai cosa sembra? Non andiamo avanti. Nick, sembra questo intervento che ha fatto Nelson. Sembra un po' come il capo di The Office. Come si chiama? Michael. Sembra stato. È un po' una figura la Michael questa. Un po' sì. Che tipo prende la parola e poi non sa che cazzo dire. No, io non mi ricordo. Perfetto. Stamattina vuoi un po' di cioccolata? Ho mangiato un botto. Vorrei specificare, no, che lo volevo dire prima, poi mi sono scordato. Tutti noi dovevamo attivare la webcam e a un certo punto vedo Nelson che attiva la webcam ed si era palesemente appena svegliato con gli occhi così in pigiama con dietro la cameretta tutta strafiga che sembrava un gamer che doveva incominciare a giocare da un momento all'altro. Fai conto che avevamo questa cosa alle 9, alle 8.45 io mi sono svegliato alle 8.40. Sì, quello effettino veloce sono venuto lì. Quello mi ha fatto molto ridere. Però vorrei andare a vedere come si è concluso il sondaggione. Ah, e 68% ha detto che era un film adatto.
Dai, 32% però no. Bisogna ascoltarlo quel 32%, bisogna capire, forse possiamo non lo era, possiamo fare diversi. Meglio. Secondo me la cosa che non era adatta era il fatto che era un po' gore. Vero. Era un po'... No, è che è un film di merda. Le tibie fuori non sono per tutti. Non succedeva niente, quello è il problema. È che secondo me possiamo trovare della merda... di qualità, cioè nel senso quello lì non era fatto per, non è tipo Scary Movie, no? Certo, no. Peggio ancora. Sì, che non sia Doraemon. No, Doraemon è bello, nel senso un film trash, ma non volutamente trash, ma ancora fatto peggio, perché quello lì in realtà, a parte il momento delle gambe spezzate, era un film di merda, ma... Però perfetto, per, cioè, perché io penso... Se ma si può fare di peggio. No, si può di fare meglio. Di peggio, sì, di meglio, anche secondo me... la mia paura nei watch party è beccare un film così bello che non hai nulla da dire, cioè che veramente no, ci sta, o tra la peggio vedi un bel film per me quello, cioè nel senso, esatto, ci può anche stare a vedere dei bei film, però allo stesso tempo se scegliamo invece di vedere dei film del cazzo, ancora più del cazzo forse. Sì, concordo. Cioè sicuramente della merda di qualità. Assolutamente. Io allora volevo dire che la live di oggi è sponsorizzata da... No, non è sponsorizzata da YouTube. Space Valley. Vabbè, YouTube. Non è sponsorizzata da YouTube. Potrebbe, poteva esserlo. Ci sta, vabbè. C'è il referral in descrizione. No, non è sponsorizzata da nulla. E cosa fa? Frank, cosa di tu? Parla tu. Ma io non l'ho ben capito, però visto che ci sono un botto di link nella scaletta, quindi penso che guarderemo. È facile. Guarderemo dei video su YouTube. Sono partito da un concetto molto semplice, anche perché sapevo che sarebbe stata una live in cui siamo molto stanchi, in cui saremmo stati molto stanchi a parlare. Io mi sto addormentando. Lo so, perfetto. Perché siamo noiosi? No, io perché sono seduto. Ormai ho fatto mettere l'inquadratura seduta. Ah, okay. E poi non mi dispiace dormire perché abbiamo dei video da vedere. No, infatti, in realtà la live di oggi è mega interessante e utile proprio per momenti tipo questo dove ci troviamo noi, no? Esattamente. I momenti di rinfrastonimento mentale, rincoglionimento. Cadi lì. Esatto, sono quei momenti in cui tu sei magari sdraiato, ti stai riposando, però hai proprio la mente che sta divagando e non cerchi qualcosa di specifico, ma finisci su dei video, secondo me. Cioè, finisci attraverso i consigliati di YouTube su dei video e a un certo punto io proprio mi chiedo, ma che cazzo sto guardando? Ma cosa sto guardando? Cioè... Però tipo a me non capita in quei momenti, a me capita quando devo aspettare cose. Ok. Magari ho un tot di tempo da impiegare e quindi mi metto a guardare delle cose che poi in realtà mi fottono. Ma e non smetto più. Posso farti un esempio lampante? Stamattina io stavo per arrivare in ritardo alla video call, perché mi ero messo la sveglia alle 8. Sì. Dovevo partire da casa alle 8:10, sono partito da casa alle 8:20 perché ho visto... un consigliato di YouTube che era Rey Mysterio contro contro Brock. Classico. E ho visto tutto il duello dopo anni che lo facevano. Frank si sta addormentando. Sì, Frank sta morendo. Sto ascoltando incuriosito. E ho sprecato 10 minuti della mia vita così, guardando un incontro di SmackDown. Io a volte magari mi metto che devo aspettare qualcosa mezz'ora e alla fine guardo quei video per 2 ore e non riesco a smettere. Ci sta. E ce ne sono alcuni, secondo me, che aiutano anche il sonno, però. Sì. Adesso non c'entra assolutamente niente, sto uscendo fuori tema. Ma ho visto l'ultimo video di Maurizio Merluzzo. Guarda, l'hanno appena citato in chat. Esatto, Silvia. Perché mi sono visto tutta la serie. Sì. Ho visto il suo match, bravo, nel senso mi è piaciuto. Però è assurdo quando guardi loro, perché sono proprio a un livello. WWE, sono a un livello che non ha senso, sono degli alieni. Cioè, è proprio un'altra cosa a livello di recitazione, mosse. È pazzesco, sono bravi. Cioè, sì, guardi, ci sono veramente bravi. Anche perché poi la cosa di Maurizio Merluzzo ti fa capire quanto sia difficile quel mondo lì. Figo. Vabbè, niente, mi ero ipnotizzato su un video a caso. Quindi, quello che abbiamo fatto oggi, fondamentalmente, è una rassegna, ognuno di noi, dei video che guarda e si incammella. Cioè, quei video che dopo un po' pensi: ma che cazzo sto guardando? Come ci sono finito qua? Cosa sto facendo nella mia vita? Perché non riesco a smettere di guardarne uno dopo l'altro sempre, tipo le ciliegie? Perché sono le 4 di notte e sono ancora qua a guardare le api. Io sono mega curioso dei tuoi, Nick. Io non saranno tutta della roba sugli obiettivi. No, mi taglierò. Ho visto che ce n'è un di arrampicata. Penso. Che cazzo dici? Quelli sono assurdi. Dai, partiamo con uno dei tuoi. Va bene, vuoi dai, va bene, una arrampicata? Sì. Va bene, va bene. Ma come li mandiamo? No, aspetta. Perché Frank si sta addormentando. Io puntavo a non farli vedere perché ho visto che ce ne sono un botto qua. Anche perché quanto durano questi video? Come funziona? Hanno la scaletta di energia? No, penso li facciate dall'iPad. Perché non hai l'iPad? Non ce l'ho mai! Te lo farà. Ti spiego una cosa, io ce l'avevo l'iPad, però 5 minuti. Perché tu non hai l'iPad? Perché me l'ha preso, è corso da qualche parte. Ma proprio oggi che serve? Sì, ma perché lui guarda sempre la chat e si distrae? Ma ho capito, ma tanto la guardo lì, ce la vedo lo stesso. Vabbè. Vabbè, l'argomento della live, cioccolà, è
i video su cui ci incammelliamo e perdiamo tempo. Oggi cerchiamo di espandere gli orizzonti, capiamo su cosa si incammella Nick. Ah, è un video di un'arrampicata. Dove sono, no, Nick? Zero. Qua dove sono? Allora, sono penso in America. In America, che goduria, Nick, è questo stupendo. È bellissimo. Ma dura una vita, ma che si palle. Chiama Black Velvet Canyon. Guarda che è fuori Las Vegas. Nick guarda solo video lunghi. L'altra volta guardava sto tizio super lungo e dilatato come te, che costruisce una cabin Nelle Alpi, nelle Alpi. In Valdosta. Ma sono video da 45 minuti. Sì, ma li guarda 5 minuti alla volta. Però ammetto, allora aspetta, ammetto che questo però ipnotizza un botto. È una roba che è, secondo me guardi i primi 30 secondi e poi ti ritrovi a guardare ad un'ora. Ma questo è free climbing? Perché devi aspettare che arrivi su. Ah, ce li hai i moschettoni. Su corda. Vabbè, ma allora non c'è neanche gusto, Nick. È una multi pitch, quindi fai più soste e fai dopo. Ma scusa, qua l'ansia non dovrebbe essere ce la farà, non ce la farà, però sai già che ce la fa. Sì. E quindi dov'è il gusto? Beh, il gusto è arrivare fino in cima. Però sai già, cioè, se l'ha messo. Ma a volte cade. Hai mai visto in questi video se cadono? Ah, ci sono. Ci sono un botto di video di cadute. Oddio, bellissimo. Sono tantissimi. No, ma dico in questi video qua, in cui fanno magari questo una scalata. Questo qua no, questo l'ha fatto bene. Ma tendenzialmente anche su una via così lunga. Ma cosa sono queste cose che fa, scusa? Questo è un si chiama un friend ed è un cosino che metti dentro dove dopo ti rinvii con la corda. Ti rinvii? Aspetta, sì, quello cioè, lì. Metti la tua corda dentro il moschettone. Però non è fissato quel coso. È fissato. Quella è la tua sicura. Quella è quello che ti dà vita. Dai, non sta fissato. Sì, sì. Perché cioè, quella roba lì è fissa. Quello lì, tu lo metti dentro, si chiama trad, che è la scalata tradizionale. E tutti i fidi. E dove non è spittata, quindi non ci sono i chiodi fissati da qualcuno nella roccia. Ma sei male. L'ha appena infilata. Ma l'ha appena infilata. L'ha testato e tu lo fai quando comunque sai quello che stai facendo. Magari hai fatto dei corsi, magari hai dell'esperienza alle spalle. Se no lo fai con una guida, se no non vai. Ma spiegami il concetto. Cioè, quando entra nella fessura si apre? Cioè, ruotano dei tipo al contrario e tu lo metti dentro, è una forbice al contrario, più tiri più lui spinge verso l'esterno delle due pareti. Ma si spacca e apre la parete, può succedere, ci sono gli altri, ci sono gli altri, ti viene giù la montagna, non ne hai mai solamente uno. Ne hai sempre più di uno, perché man mano che sale ne metti, però quelli lì qualche volta vengono via. Penso o è molto difficile. Ma è diventata una live sull'arrampicata, cioè, vabbè, possiamo farne una, non è che sia bello. Vediamo un altro video. Io comunque questo te la provo di brutto. Questa ammetto che è una roba che prima di andare a letto me la guarderei. Dopo passami il link. Anche perché comunque è silenzioso, lento, senza tagli, rilassante. È un po' ASMR quasi. Vi faccio vedere solo la fine. Molto spesso questi video qua non hanno la base sotto. Cioè è roba così. Ti dà il suono della natura. Esattamente, solo il suono della natura. Qua è arrivato nel pezzettino. Sì. Ah, mera che si riposa. Mini terrazzino. Si blocca e fa salire l'altro perché sono in due. Ok, niente, però sì, molto soddisfacente questo. Figo. No, adesso lo guardiamo tu. Ah, vuoi vedere? Passiamo a un tuo video, Tony. Io sono curioso. No, come tradotto è noioso, ma non è vero. No, invece secondo me è una figata. Dipende quando lo guardi, anche per me sarebbe noioso, dipende dai momenti. E io come faccio a selezionare i video? Non me li ricordo neanche. Ma allora, partiamo dal primo di Tonno. No, dimmi perché ne ho messi un pochettino. Costruzioni indiani, grande classico. Vabbè, ho messo un grande classico perché secondo me questo è un po' quello che guarda anche la gente. Io, questo è per il mio periodo, li ho guardati tanto. È veramente figo. Poi in Indiana c'è anche quello che guardava Cesare. Ecco, quello no, aspetta, cos'è? Ma non è quello che pensavo io. Ma no, in teoria dopo ma non è quello che costruiva costruisce questo? Ma è piccola la casa, non è piccolissimo, è vero. Sì. Ma poi in Indiana c'è anche quello che cucina per il villaggio che guardavate sempre. L'ho messo. No, ma io non ho messo June's Kitchen. Tu l'hai messo? No, non l'ho messo June's Kitchen. Cavolo, quello era figo. È praticamente questo giapponese che fa ricette giapponesi con i gatti, i suoi gatti ammaestrati che lo guardano. E lentissimo, silenziosissimo, stra rilassante. Beh, comunque loro sono molto rilassanti. Io adesso non so perché lui non... Questa capanna è già costruita, quindi forse è per procurarsi cibo e robe varie. Vabbè, però comunque io penso che un botto di gente lo conosca. Vabbè, e togliamo il video prima che succedano cose? Sì, anche perché si stava facendo. Non lo so, non lo so. Va a caccia, mi sa. No. Sì, forse... Ma quando te li guardi questi video? No, è che no, di solito guardo le costruzioni. Si vede che ne ho selezionato uno a caso. Ma come? Quello sbagliato, vabbè. Poi che cosa ho messo? Poi hai messo video comparazione fisica videogiochi. Ah, beh, era questo bellissimo. Ah, cioè, questo secondo me è un grande appassionato anche Frank.
Bellissimo, tu lo guardi splittato e guardi tutto. No, sì, non mi piacciono. Che cazzo dici? No, però ne avevo visto uno, Assassin's Creed The Witcher, proprio sul protagonista, per far vedere che era meglio Geralt. A me queste cose qua Red Dead Redemption. Sì, Red Dead Redemption batte tutto, guarda la nera, soprattutto su PC è inarrivabile. In praticamente tutte le cose batte tutto. Valhalla in alcune cose molto spettacolare, ma non a livello di fisica di Red Dead. Ah no, fisica zero. Poi adesso io ho messo questo, ma ce ne sono un scatafascio. Sì, tra i videogiochi. Ma queste cose le fanno tipo anche con le videocamere. Ti fanno la stessa ripresa con, esatto, le videocamere, te le mettono tutte splittate. Comunque, un piccolo appunto per Barba Streio, che dice: a me piace impezzarmi con i video in cui forgiano coltelli o spade. Impezzarsi è il verbo sbagliato bolognese. Sì, è vero. Perché impezzare vuol dire tipo provarci con qualcuno, sì, è vero. Però magari è tipo in dialetto di qualcos'altro. Può essere. Però diciamo incammellarsi. Incammellarsi. Però a me di comparison tantissimo. Lì di giochi mi piaceva quello di Geralt che gira tutta la mappa. Non so se avete mai visto. No. Mai visto. Ah, devo cercarlo. Cioè la gira. No, è uno che ha fatto ha montato lui che cammina in tutte le zone di tutta la mappa, figo, di The Witcher, okay, con lui sempre preciso in mezzo, e bellissimo, quindi cambia tutti, figo, gli sfondi. È molto figo. Ma per caso un'altra roba da incammellamento che secondo me non abbiamo messo perché è abbastanza standard, sono fail army, quindi tutti in realtà io ho smesso, però lì hai una reazione, cioè lì mi fanno ridere, quindi non mi viene da incammellare. Però uno dopo l'altro mi incammellavo, se prendi il via sì, però non è una roba che cerco. Oppure io? I bad drivers. Ah merda, Bad Drivers of Italy e varie. È un canale che mi ha fatto scoprire e che io prima non guardavo, Pische. Sì. E ha un grande potere, cioè, sì, perché vedere la gente che cazzo, lo possiamo mettere? Sì, riusciamo a cercare un attimo. Il come problema si di Bad Drivers of Italy è che quando ne guardi uno ti restano per due settimane nei consigliati, li guardi di continuo. Sì. Io guardavo anche tutti gli incidenti delle moto. Ma cosa c'è in questo canale? Sono praticamente. Ma durano un bot. Eh? Sì. Durano un bot. Sì, durano un bot, ma praticamente ci sono compilation di gente che guida male e fa degli errori per strada e rischia incidenti. Ah, sono dashcam. Ah, beh. Sì, sono dashcam. Oh, Frank, quando vuoi, facciamo un momento di ringraziamento. Lo facciamo dopo, lo lanci tu. Perché ci sono delle sub. Sì. Ah, dopo guardiamo. Porca miseria. Sì, ma guardiamo dopo. Ok. Ah no, io sto guardando la dashcam, ci sono degli incidenti assurdi, scusate. Ah no, la riusciamo a mandare? Io? Sì, però intanto... Okay. Eccola. Ah, perché l'abbiamo messa entrambi. Questa è Bad Drivers of Italy? Sì. Beh. Ci sono anche delle stronzatine, no, però... anche delle stronzatine. Ah, oddio. Però dovrei metterla la dashcam sulla macchina. Ma guarda che fa un botto. Sì, sì. Poi senti tutte... Cioè, c'è l'audio, quindi senti tutte le imprecazioni. Ma gliele mandano, scusa? Sì, è tutta gente viva. Di base, no, ok, però dico, cioè, è un tipo famoso, enorme, esatto. Quindi sì, è una community enorme. Tra l'altro, questa cosa è iniziata un po' con fail army perché se ti prendevano il video ti davano $50 e quindi tu eri. Io c'ho i nomanati di però lui non incammellato. Ti sei incammellato 5 secondi, te l'ho visto adesso. Sì, sì, certo. Avevo incammellato. Oh, shit. Guarda lì. Oh! Merda, qua c'è, merda, come dici camion. Te, c'è il doppio incammellamento. Il contenuto è strafigo. L'audio, aspetti soltanto che qualcuno o smadonni in maniera pesissima. Perché a volte viene delle smadonnate. Oh, guarda sto stronzo così. Mi fa spaccare. E vabbè. Vabbè, possiamo passare a un altro video, direi. Sì. Io sono curioso. Se vediamo uno dei tuoi. Devo vedere qua. Non hai un tablet? Chissà perché. Allora, io in realtà sono tutti abbastanza tematici, ma era uguali, tutto basket. Ma sono tutto basket. Ma sono tutti diversi tra loro. Tipo, questa è una cosa che proprio mi incammello di brutto. Vai. Quando vuoi, sono i momenti emotional nello sport. Dove non lo so, per esempio, un botto di tempo fa, fan che arriva dal fan, sì, oppure anche soltanto di rispetto nel gioco, tipo giocatore della squadra avversaria che fa i complimenti a quello dell'altra squadra o lo aiuta. ma del calcio che non segui. No, di tutti gli sport, è una compilation. Ok. È una compilation, ma ne guardo un botto, dei tennis ce ne sono un casino. Sì, ma basket, tutti gli sport che non segui, scusa. Ma mi piace il concetto di rispetto tra i giocatori oppure di emozione. Ma quindi scusa, i militari che tornano a casa per No, aspetta, quelli li ho visti tutti. Tutti li ho visti. Tutti li ho visti. I brividini. Allora, si chiama Nelson. Nelson! La sua ragazza, bellissima. Vabbè. Te ne faccio vedere un altro di video che guardo. Esci. No, aspetta, ne voglio vedere un'altra clip. No, volevo vedere un'altra clip. Tutti uguali, ma che due palle. Per esempio, stessa cosa ma ribaltata dall'altra parte su cui mi incammello, i momenti più
odiati dell'NBA. Ok. Cioè tutte le cose che succedono e che sono di non rispetto, di violenza o cose così, in cui si arrabbiano tra di loro o quasi scattano risse, eccetera. E guarda, mi collego perché si arriva anche questi hanno potere, devo dire. Hanno si arriva anche a qualcosa di ancora oltre, che è a volte si vedrà la mia faccia completamente così. Le risse. Le risse. Le risse. Non le so risse. Se si possono vedere. Le risse, sai che non lo so. Non si possono vedere. Risse nello sport, soprattutto non so perché si incazzano di brutto nel baseball. Scusa, noi prima abbiamo visto il wrestling, scusa. Ma è finto. Vabbè, ok, è finto, è palese che è finto. Ma come è finto? nel senso che è un incontro. Nel baseball scattano delle risse tra tutta la squadra e tutta l'altra squadra, ma violentissime. Ma quella lì del baseball, e io ho fatto baseball. Ed è assurdo perché è così anche in Italia, nel senso, è perché c'è una mazza in mano. È un concetto strano il baseball, nel senso che io non so come funziona in America, ma per come è strutturata la squadra, ok, alla fine tu non so se sai un po' come funziona il baseball, però tu hai un battitore che va, ok, sì. E tutta l'altra squadra avversaria, e sì. Quindi di solito c'è il battitore che poi diventano due, poi tre, poi quattro. Se arrivano sulle basi, sì, però di solito metti che sia solo uno, si incazza col lanciatore, quindi tutta la sua squadra è in panchina, e quindi per andarlo a difendere contro tutti gli altri che sono già in campo, scattano così. Quindi secondo me è un po' da quello che si verifica la cosa della... Poi sono tutti mega rissaioli, ma tantissimo. Ma poi, vabbè, sono delle sagane, un po' grossi, mega grossi, masticano il tabacco e sputano come dei dei lama, è vero? Ci sono, cioè, se guardi le compilation di risse nello sport, la gran parte è baseball. Anche hockey, tanto. Ma hockey è regolamentata. Sì, è vero, è che è regolamentata dentro. Non la mettono neanche nei video. Ci sono le botte nello sport. Puoi menarti. Cioè, l'arbitro dice: fai! In realtà, esatto. E puoi fare, devi tenere. Ma scusa, non lo puoi dare solo con un pugno. Vabbè, all'armatura, Nick, praticamente. No. Si danno in faccia anche senza elmo. Sì, ma non un botto di volte vola via. Ma adesso ci pensi nei cell, il gioco c'era. Ma perché? Si tengono e fanno solo andare bene. È una cosa. Io adesso, purtroppo, non ne so di hockey. Avevo visto un documentario che trattava proprio di questa cosa. Infatti, è cambiato proprio il concetto della squadra. Cioè, mettevano dentro persone solo grosse per menare e basta. Però sì, c'è un momento del gioco che, cioè, può capitare che due si risolvano così da sé. Ma assurdo. Ma nel frattempo vogliamo chiedere degli audio a casa. Su cosa vi incammellate? Quali sono i video che vi incammellano di più in assoluto? Mandateceli sul gruppo Telegram degli abbonati. Se non no, siete mandateci, però mandateci l'audio. Ok, però ditecelo. Tipo, andate a vedere quello e lo andiamo a vedere. Ok. Potrebbe. Così ci facciamo bannare. Interrompere un po' il cazzo. Momento ringraziamento. Vai. Ma pensavo ci fosse la sigla. Non c'è il momento di ringraziamento. Ripetiamo che ringraziamento. Ricordiamo, questo show si mantiene grazie a voi che vi abbonate. Siamo a 2101. Non vedo bene, siamo a 2101. Siamo iniziati da 2000, da 2025 erano. Ne ha regalate 50, fratello. Esatto, volevo dire che Laura Gianni in questo mese è arrivata già a 100 abbonamenti regalati. Laura, grazie mille. Sto cercando di capire come fare la classifica fisica, da capire. E poi abbiamo gli altri che penso siano vecchi. Abbiamo un Giuli con 5 abbonamenti regalati, Serenity con 5, più altri vari. Mi raccomando, regalatevi agli altri, perché sono bravi tutti ad autoabbonarsi. Bella Laura, comunque grazie mille. Ma io, noi abbiamo un dispositivo in cui in teoria si possono fare passare le scritte. Scusate il ruttino. Si possono far apparire le scritte. Chissà dove è finito. No, ma poi non tutte. Non tutte. No, ma lasciatelo fare. Sì, vai. Lui è convinto di saperlo programmare e farlo. A me sarebbe piaciuto avere quella cosa lì per il primo. Sì, che c'è. Fallo. Comunque, finisco la mia lista senza anche andare a guardare. Tanto è tutto sport. Mi incamello un botto su Sciacottina Full. Che praticamente è il paperissima dell'NBA di Shaquille O'Neal. È famosissimo, si chiama Shaquille. Non l'avevo mai sentito, fammelo vedere. Shaquille. Cioè, se vuoi te l'ho mandato. Questi sono i migliori Shaquille Fu. Oh, si vede tutto. Oh, tutto. Che cazzo hai fatto? Ma sei un pazzo! Oh mio Dio, fratello! Merda, hai mandato tutto. Pazzesco, non c'era niente comunque. Era Nick ancora principiante. Ok, ci siamo. Questa è famosissima, è una serie famosissima di TNT che fanno tutte le settimane, dopo le partite, guardano il peggio della settimana, diciamo. Ah, ma ho presente. Questo è super simpatico. No, secondo me è un gran stronzo. E questo è il meglio dell'anno. Sono tutte le papere. Non si può avere più audio.
No, cioè, comunque sei monotematico basket. Sì, anche perché se non sbaglio, l'altra cosa che ho messo è le migliori azioni dell'anno. Ma che coglioni. Cioè, quindi tu ti fai una sorta se di overdose. Se mi incammello, ma sono sport. Montati velocissimi, è difficilissimo da seguire. Sì, non so. E poi stanno anche parlando e dicendo cose. No, aspetta, quello cos'è? È un montaggio, fanno i montaggi puffi. Ah. Oddio, che cringe, porca miseria. È YouTube del 2009. Porca miseria. Loro fanno così, però è... Cioè, questo va in TV, questa cosa. Ma è famosissima. Ma non va in TV? Certo, TNT. Fanno con questi montaggi in TV? Ma sì, ma è roba veloce, così. Molto americana. Un po' boomerina. Porca miseria. È favorissima del basket, oh. Sì, è vero, favorissima del basket. Sì, sì, hai ragione. Ma io direi di continuare, visto che Nelson ha selezionato altri 50 video. Ma infatti mi sembrava che ne avessi messi un po' troppo. Ho capito che ti sei lasciato prendere la mano. Io vorrei scoprire quelli di Frank. Ah, no, io non li ho selezionati perché ho visto 20.000 link e pensavo ci guardassimo tutti. E quindi, però, se vuoi, vado a cercarmi qualcosa. Vabbè, ad esempio, c'ho. Più o meno sì, okay. E c'è questo tizio che ogni tanto mi compare su YouTube, perché ultimamente, cioè io quando al massimo mi incammello a 5 minuti sono gli YouTube Shorts da quando okay. Li hanno messi. Ah, ma te li guardi? Penso sia tipo TikTok, io sì, non avendo TikTok, Instagram non lo sto aprendo da una vita e sono molto contento e quindi vedo solo quelli. Io quando entro nei Shorts di YouTube mi sembra di entrare in... una sorta di YouTube hackerato, non capisco perché, okay, mi dà tipo la sensazione di essere una roba non di YouTube ma di un altro sito e mi fa un po' ribrezzo. Sono secondo me quasi tutti i ricaricamenti. Secondo me sono video di TikTok. Sì, esatto. Sì. Mi sa di vecchio, usato e anche un po' sporco, bravo, sì. Sporco, che non so che cosa ci trovo, magari ci trovo della roba che non va bene. No, quello cioè, no, a me sembrano okay. Ricaricamenti di TikTok. Sì, a me sono, sembra, e quindi dico bazza, c'ho TikTok dentro YouTube. Però meglio di così. Finisco sempre per forza. In qualche modo non mi accorgo e finisco. Ma perché? Dentro. Cioè, io ce l'ho sempre come tipo terzo suggerimento. Tremendo, nella home. Quindi, avete visto che adesso l'ho visto ieri per completamente a caso. Si possono mettere i mi piace alle storie di Instagram. Sì, ma non ho capito dove si vedono. Dove solo chi le fa. Che cazzo? È una cosa privata. È tipo come mandare una reazione, ma ma no, io tipo non vedo chi mi mette mi piace. Ah no? Dove? Chi lo vede? Sì, ma sì, dovresti sì. Vedere. No, io non lo vedevo ieri. Basta a sinistra. Ma come fa a saperlo? Ti giuro che non lo. Anzi, da quando l'hanno messo, non vedo neanche più quanta gente mi vede le storie. È sparito tutto. Sì, nei visualizzati, in teoria, c'è. Ma ho guardato per i like e non trovo niente. Vabbè, magari mi si deve ancora aggiornare. Vedi a comprare gli iPhone. No, mi si deve ancora aggiornare. Tra l'altro, se metto like e poi torno su quella storia, non c'è più. Quindi immagino sia un attimo ancora in fase di rodaggio. Comunque sì, non l'ho capito neanch'io. E comunque un sacco di gente in chat ci scrive che si incammella con la ASMR del cibo e quindi anche mukbang. Che a me, scusate, non ho capito. È gente che si fa dei video mentre si ingozza di cibo. E quindi sai tutti i rumori del mandare giù, del documento. No, ma dà un molto fastidio. Io non so neanche se l'avessero messo nel YouTube Rewind. Non lo o so, era una cosa che avevano cercato di nascondere. No, porca io mi effettivamente incammellavo parecchio, ma era una questione non tanto di incammellamento nel guardare video. No, questo è mio. No, questo bellissimi è mio, no, questi. Bastardi. Questo è stupendo. Questo bravo, è bellissimo. Aspetta, vediamo un attimo il discorso. Ma tu l'hai messo a caso? Questo. No, io lo sto facendo partire poi okay, quando era il momento c'era. Tipo, con la ASMR non la considero incammellamento, però effettivamente c'era un periodo in cui io tutte le sere un'ora stavo a guardare ASMR. Poi pagato. Spesso... Ho anche pagato, però... E aspetta, cioè, una però quegli ASMR? No, normale, tipo anzi gli air leaking vari mi fanno vomitare. Ok. No, proprio roba super tranquilla. Cos'è che anzi fatta... Vabbè, ma tu però Nicola se c'è sembri un cazzo di Saiyan è arrivato sul pianeta Terra ieri, come cazzo è possibile che non sei fuori dal mondo? Non avevo idea di che cosa fosse. Attacco al Moro. Frate, allora già ieri è successa una roba incredibile. È successo? Nicolas non sapeva come si formava un ombelico. Ma questo ve lo lasciamo per idea. I salotti. Tu capisci? Sei un Saiyan. Chi sei? Dici io da dove vieni. Ma air leaking? Ma che cazzo air so leaking, degli SMS? Allora, è questo air microfono leaking. Fatto... Okay. Air leaking? Sì, air leaking, okay. Scusa. Infatti la mia pronuncia fastidio. È un po' merda. Che fastidio? E loro leccano questi microfoni, ciucciano, fanno un po' di cose, tutto. Fanno un po' di tutto. È palesemente un... Pensa Nick, su Twitch tu non puoi far vedere un uomo in mutande, però ci può essere una tipa con tutto in mostra una che lecca un microfono. Cioè, quello e quello va bene. Tu è tipo questo.
non mi piace, non mi piace. No, 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 no. Però spiccare. Tu dall'altra parte della camera stai così. Non, cioè, ti puoi, non ti puoi toccare. Non ti puoi. Ma, non no, puoi io tipo niente. L'ASMR che guardavo era l'ASMR che se tu chiudi gli occhi effettivamente ti rilassa, sono suoni. Ma di cosa? Senti i brividini. E cioè di cosa cosa? Gli ASMR che tipo. Ma tipo gente con le unghie? No, le unghie mi danno un po' fastidio. Tipo c'era questa cosa tipo peluche, se la carezzi senti tipo dei frusci, delle cose, dei rumori bello. Lunghi okay. E caldi mi piacciono, okay. Io, lunghi e caldi. Io guardavo, ma l'avevo già detto in un'altra live, mi sa, guardavo le bombolette spray dei graffiti, guardavo gente che graffittava le pareti. Ma okay. Che stronzi. Chiudi gli occhi. Cosa stiamo facendo? Cose così. A me piace. Penso abbia più, penso che sia stata la cosa più fastidiosa che io abbia mai sentito. A me piace, proprio mi addormentavo. Ok. Mi piace molto. E, bello, no? Cioè, nel senso, non so cosa dire, mi hai un po' stunnato. Vedi, però sei rilassato. Non dovevo chiudere gli occhi, ho sbagliato tutto. Tanto ma manca 27 minuti. Ma dai, no, dai, ma ce ne sono un botto. Aspetta, io allora volevo. L'ha già spoilerato purtroppo Nick, ma io mi sono. Ho scoperto questo mondo dei criceti sì. Che fanno labirinti, che è fighissimo. Cavolo. Questo video che ho messo è legato a Squid Game. Quindi gli hanno fatto tutti i percorsi ricreando i giochi di Squid Game. Ma sono fighissimi. Sono spoiler. Ma loro stanno risolvendo. No, 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 tranquillo, nessun spoiler. Ma è intelligentissimo il criceto. Ma stanno andando a caso o stanno seguendo un percorso? Io questo non lo so. Aspetta, ma okay, quello cos'è? Okay. Tipo del cibo? Cioè è puramente no, casuale. È una biglia. E perché un criceto dovrebbe spingere una biglia? Boh, perché si trova interessato a questa biglia. Non lo so. No, cioè, vabbè, perché qua in realtà magari le biglie sono legate a Squid Game. Cioè sono legate a questo giochino qua. Però lui è interessato. E i punti cos'è? Una gag di Squid è una Game? Gag, no, è una gag di quello che ha fatto il video. Cioè tipo una gara con le macchinine. Esattamente. Ma poi tipo somma quanti punti fa ciascun criceto e c'è un campionato. Sì. Ma esattamente che cazzo sta facendo però? Strabello. Non lo so. Toccando le biglie. Cioè. Ha un tot. Ho capito, forse ha un entro tot tempo deve trovare forse più biglie sì, possibile e fare punti. Ma è geniale. Giri perché avranno sopra vedi, una roba no, di cibo. E poi fa la classifica. No. Ma è fighissimo questa cosa. Ma è proprio Squid Game. Sì, ma questo è proprio Squid Game. Ma poi gli spara i gatti. I gatti e i criceti. No, non gli spara i criceti. No, ci dissociamo. Vive i criceti. Vedi qua. Perché me lo censurate? Mi censurano sempre. Vedi qua c'è tipo il questo è uguale a Squid Game. Questa è la okay. Prova che mi è piaciuta di più di Squid Game. Però bravissimi. Però poi penso a fare tutti gli ambienti ci vuole una pazienza assoluta. E soprattutto a ma far scusa, sì che vanno dove vuoi. Ma Vezzo, ma ti ricordi a proposito quella quella no, perché me li censurate? Ma quella community assurda di gare di biglie. Ce l'aveva fatto sì, vedere Frank. Sì, ma quello è assurdo. Ma non è una community, è un tizio che fa le gare di biglie. Ma dico, si è creato poi una mega community. Fai tipo. Cioè, nel senso che guardavano i video in tanti. Sì, un po'. Mi fate vedere sto criceto che non curioso. Lo voglio far vedere, non capisco perché. Ma perché? Lasciate i video incammellosi. Abbiamo trovato. Ma che cazzo? Dammi il link. Ah, è lui. No, voglio vedere i criceti. Ma porca miseria. No, ma questo cos'è? Ma non era lui? Era lui? Forse sì, ma mi sembra mega. Questo no, questo è mega visto. Chip. Sì, no, quello chip. Che guardavo io era pieno. C'erano tutti gli spalti, le cose. Nick, ma ti spiego una cosa: quando inquadrano il tuo iPad, non puoi andare in giro nel tuo iPad. Ma ho detto, però, guarda. Sì, ma prima ma devi aspettare che sparisca e poi vai. È un suggerimento. Però. Mi fate vedere il mio criceto. Sì, l'ha già tolto. Voglio il criceto. No, niente, non te lo. Oggi okay. C'è una ribellione. Non so cosa dire. Mi spiace. Ma chi è la ribellione? Tu. No, non è facile. Mi hai tolto il criceto. Volete vedere i criceti? Va bene, beccati visti. No, è che era entrato dentro la porta. Si era chiusa. E si era lui. Ma. No, ma sapevo. Non so dove siamo arrivati. Vabbè, ma non si fa male. Ma non so dove siamo arrivati. Ma è pesissimo, Vez. Ma è caduto giù. L'ho appena visto. Ma è pesissimo. Sotto ci sarà. Ma non è che spara niente, mica no, muore. Vabbè, no. Minchia, Pingu. Sì, comunque, esatto. Non si sono fatti male. Sono criceti. Ma vediamo un attimo. Ma se su YouTube sarà la criceti, sarà la sua famiglia. Secondo me ci dorme anche insieme. Ma andiamo avanti. Veramente c'è un video interessante. Ragazzi, posso dire Watch Mojo in cammello un botto. Ma non mi fate cambiare argomento. Watch Mojo è cambiato. Ma no, non mi fate cambiare argomento sui criceti. Cos'è sta censura sui criceti? Ma non ho capito. Guarda, si può più vedere un cazzo. Chi ha avuto un criceto come me? Anch'io. Ho avuto due criceti. Due, anch'io due. L'unica cosa che fanno è andare sulla ruota cascare, andare sulla casetta cascare. Sì, ma poi si divertirà un botto cascare. A fare un percorso ma del genere. Ma sì, stimola un botto la mente. Anzi, sono super intelligenti. Sono dopo intelligenti. Uccidono il padrone. Vabbè, andiamo avanti perché ho capito che c'è una censura contro i criceti. Watch Mojo.
non so cosa sia. È quel canale gigante che esiste, con le curiosità sui film. I best, i, okay. Più che altro i best 10 di Watch Mojo, vero, sono una roba assurda. Sì. Qualsiasi cosa. Doppiaggio, eroi, CGI. È quello CGI. Con la voce grossa. No, una tipa, di solito. Allora non mai. Sì. A me interessano i meme di Facci vedere Toby. Una roba. No, quello è quello, ah, è quello dei trailer veri. Honest trailer. Ah, è vero, quello porca troia. Se la regia mi censura Toby, ok, i meme di Toby, lo vediamo per intero. Chi è Toby? Cos'è il meme Toby di Maguire? Toby. Ma tu guardi i meme di Toby Maguire per incamellare? No, perché mi partono sempre. Hai visto che hanno fatto la foto del meme? Sì, sì, ho ricreato il meme. Io l'avrei fatto nel film. Quello è stato epico, sì. Cazzo. Però ci sono, nel film c'è la scena. Ah, no, non c'è. Anche io pensavo di sì. Alla fine, vabbè. Prego, i meme di Toby sono una roba che mi incammella tantissimo. Ne trovi uno e poi te ne consiglia mille. Ma che... Questo è bello. Bellissimo. Questo secondo me apprezza Frank. È che mi sta sulle palle a me Toby con quel. Ma come? Mi messo... Cioè, sono bruttini i film che ho fatto. Ma questo è quello che guardavate l'altro giorno, dove c'è poi il consiglio con Draghi, eccetera. No, no, quello... Ma è trashissimo. No, ma queste trashate non piacciono per niente. Non no, che mi cringiano sempre. Ah no, per me sono bellissimi. Ma anche a me non piace. Mamma mia, che brutto. Devi guardare... Scusa, ma quello dell'NBA era da qua, da boomer, e questo non è da boomer. Porca miseria. È molto più da boomer questo. Però è Toby, mi spacca. Ma fatto un deepfake con Toby Maguire su Darth Maul. Ma ha fatto male. Questo sì. È cioè, mamma mia. Molto sono male. Un po' deluso. Sono un po' ma deluso. Che cioè, farebbe sono fatto di merda. Dai. Vabbè, vabbè. So come va a finire. Quindi questo non è niente. Preferivi che si può tornare ai criceti. Ah, i criceti no. A quanto pare no. Ma vogliamo un altro video. Chiudi sta merda. Eh? Niente criceti. Cos'altro hai in lista, Nick? La verità allora, è che siete tutti boomer, ma è verissimo. Vero, siamo, questo ricordo deve essere molto. Che palle. Chiudo e riapro. Restauro? Stiamo cos'è elettronica di... e domotica? Ho messo io. È interessante. Molto. Lo metto. Stiamo forse parlando di restauro con questo video? Prima il restauro. Cos'è restauro? Beh, restauro sono dei video che ti spuntano sempre. Ma tipo poi cosa restauro? Tipo qua c'è questa mannaia tutta arrugginita, lui la prende e incomincia tutta a sgrassarla, gli toglie tutte le varie con cose. La corrente nell'acqua per far staccare tutte le cose. C'è anche quello famosissimo che fa i quadri. Quello che fa i quadri. Oppure io avevo visto una volta un restauro fighissimo, lunghissimo, di un Game Boy Color. Quelli che era tipo sott'acqua e lo ritrova e lo sistema tutto, bellissimo. Anche delle scarpe, io adesso non l'ho messo, ma anche le scarpe tipo quelle vecchie. Sì. Oppure unte bisunte vengono completamente restaurate, sono fighissime. No, ma è bellissimo. Questo per me è lo puoi mettere velocizzato, così lo guardiamo tutto bello. Finalmente. No, velocizzato, Nick. Quella è ruggine sciolta nell'acqua. È fighissimo. Cazzo, ma non li conoscevi questi? Ero no, non li ho mai visti. Questo qua almeno una volta l'ho visto fare in MacGyver questa cosa. Ma è bellissimo. Deve dare una soddisfazione immensa, secondo me. Ma poi viene fuori una mannaia vera, assurdo. Vabbè. Però li riportano completamente ricoperta di... Ma tu non hai mai visto quelli dei quadri? Che hanno, ci sono questi quadri che sono completamente marroni. Sì, sì, sì. E sono i quadri che tu in realtà sei abituato a vedere, che sono più o meno ovunque. E lui inizia a pulirli e tira fuori i colori veri che sono flesciosissimi e fighissimi. Sì, sarà bello. Vabbè, ma questo qua non parla mai? Questo no, non parla mai. No, preferirei se parlasse. Quello dei quadri parla. Sai che era tutto. Adesso faccio questo e sì, vero, con questa flema però a me piace che non parlino, perché nel senso se sto per andare a letto non devo essere concentrato sul parlare, cioè devo solo guardare. Ma non fa male guardare sta roba, però a mettere quello dei quadri non ti tiene troppo attivo. No, zero. Chiudi, scrivi painting, devi far vedere il risultato finale. Ma infatti, ma mi fate vedere un video fino alla fine. No, è una roba assurda, è una censura continua. Ma che censura c'è a spalle? Io ho detto bella si dorme, oggi invece no, tutto censurato. Arriviamo in fuori, porca miseria, due coglioni. Me colpa. Tutto perché hai rubato il tablet da Ton. Aspetta, adesso mi sono perso. Ora mette il manice. Ora sta facendo il manice. Ma scusa, ma Nick, prima... Ma dai, Nick, ma... Cosa? Era tutta arrugginita. Questo è il prima. Questo è il prima. E questo è il dopo. Pazzesco, però ha cambiato il manico, scusa. Vabbè, ho capito. Doveva mettercelo. No. Non ce l'aveva come proprio comprare il manico, un pezzo di ricambio. Va bene. Però fighissimo. Scrivi painting. Mi è venuto in mente. Come si chiama questo? Questo si chiama restauro del mannaia. Della mannaia. No, cioè ma è un italiano. È un italiano. Ah, no, il canale si chiama Forgotten Shine Restoration. Oh, ok. Quindi se qualcuno vuole vedere Forgotten Shine Restoration, fagli vedere quello dei quadri. Mera, guarda, siete peggio di quelli che cambiano le canzoni di continuo, no, mentre stai guidando. Mera, quello è insopportabile. È proprio quello. Che cazzo di problemi avete? Cavolo, per vedere un messa video? Su uno, guarda fino alla fine. E mi avete fatto venire in mente?
i DJ in discoteca quando ti cambiavano il pezzo e tu eri lì quello più bello, assolutamente, anche solo... niente, perdevi il momento. Ma di c'era... Ma questo è così, questo è famosissimo, uno dei più famosi che fa Restauro. Ti fa, ma questo è Giovanni Mucciaccio, più o meno. E poi parla anche in teoria. Però ammetto che questo, cioè, è fighissimo, ma non sono riuscito ad appassionarmi. Ma fagli vedere il prima e dopo, che è assurdo. In fondo. In teoria si sente la voce anche. Sì, a un certo anche punto. Se parla rilassante. Piano. Si parla pianissimo. Porca miseria. Eccolo. Guarda. Questo è il prima, classico quadro che trovi, sì, insomma. Un po' da chiesa. Non è mai successo, ma ok. E sotto questi quadri marroni ci sono sti colori in realtà, e l'oro, sì, eccetera. Vabbè, sì, quando restaurano le robe. Sì. Lui poi è un sacco controverso, viene insultato un botto. Come mai? Perché praticamente le parti proprio distrutte che lui va a ricostruire, okay, per scelta sua, che è una cosa che fanno in alcuni, fa sì che si capisca che è fatto da lui. Quindi tipo colora in maniera tratteggiata, per far capire a chi guarda, cioè, a primo impatto non lo noti, poi puoi notarlo, non è fedele all'originale, perché così chi guarda l'opera capisce che cosa non è originale. Ah, interessante. Basta filosofia. Beh, figo. Interessante. Mi avete fatto venire in mente altre due tipologie di video che non ho messo, vai, ma sono fighissime. Allora, c'è un ragazzo che avevo trovato su YouTube che pulisce auto. Okay. Messe malissimo, cioè proprio sono completamente sporche. Tipo la mia? Peggio? No, dei livelli tipo fuori la tua dove hanno trovato la muffa? Peggio, ma delle robe proprio che dici, questa qua è recuperabile, cioè questa, io ma tipo trovate sott'acqua? No, o solo è gente che gliela porta, che come si chiama? Non mi ricordo come si chiama. Ma forse se è italiano o inglese? È americano. Se okay. Scrivi car... cleaning extreme, secondo me ti viene ed è incammellantissimo, perché veramente quanto ci mette a farlo tutto per bene, ed è veramente fighissimo. E poi un altro che mi ha fatto venire in mente, il restauratore con i guantini, guarda se è questo, vediamo se lui potrebbe essere, è al cappellino di solito, è al cappellino, sì, sì, cappellino. Se è al cappellino lui. Vabbè, tipo fa vedere com'è la macchina all'inizio. Vabbè, ma possiamo vedere un video dall'inizio alla fine, ma io com'è, è pulita, una roba incredibile. No, però prima, no, prima la fanno sempre vedere come è messa. Bravo. È sporca. Oh. Comunque è lui, sì, è lui. Vabbè, ma sono una macchina sporca. Ma sì, guarda tra i suoi video, perché ci sono quelli, magari guarda tra i più popolari. Wow, cosa devo fare? Guarda... Che schifo. Guarda, esatto, guarda questo. Guarda che roba. Che macchina. Polvere, via. Sai che una persona vicina alla mia famiglia aveva la macchina che era quasi così. Ti giuro che faceva sboccare. Ma veramente? Sì. Però quello, cioè... No, faceva sboccare veramente. Ma era così, però è indice di una qualche patologia, secondo me. Cioè, nel senso, non te ne frega un cazzo. Ma anche la casa era un po' messa. No, ma io quello capisco. C'è anche a me una macchina. E lui niente. Lui all'inizio fa tutte le riprese, si fa vedere come è messa, tutta la roba che ha dentro, tutti gli alloni. Poi fuori, vabbè, alla fuori la fine è semplice, lavi e via. Ma dentro, e lui si mette lì con tutti i vari aspirapolverini. Ma secondo te è uno che lo fa, cioè lo pagano? Sì. Tipo, è uno che lo fa di lavoro e te lo faccio su YouTube? O uno che ha detto, boh, faccio un canale YouTube in cui faccio secondo sta roba? Secondo me secondo me lui è partito per lavoro e poi ha detto, ma è una roba meglio interessante, lo metto. E, ma secondo me fanno anche un botto di visione. Guarda che roba. Porca miseria, ma ci hanno fatto una grigliata dentro, cioè, palesemente. Ma sono spaghetti, che cazzo è? Patatine, in effetti, me. Assurdo. E, però scusa, ma sarà stato... sigarette ovunque. Ma forse aveva i tappettini sopra. Mi viene un po' lo sbocco. Ma poi quanto è grande sta macchina? No, è megavan americano. Porca miseria. 1000 posti. Ma che schifo. Tra l'altro era un megavan anche quello che dicevo io. Però ragazzi, lì è gente che tipo quando mangia fa. Sì, ma saranno bambini, cioè. Saranno bambini. Beh, oddio, non credo. Il bambino prende 20.000 malattie lì dentro. Posso dire che forse anche gente che ha vissuto in auto, Beh, ma è vero, però potrebbe anche essere, che ne so, un autotrasportatore che magari è sempre lì. È veramente da infradito. Ma basta, per favore. No, però fai vedere quando la va a pulire, cioè tu guardi il risultato finale e dici, vabbè, questo qua è un male. Ma non usa il lanciafiamme, butta un petardo, no. Mefisto e via. Quando ti fa vedere, no. Sta suonando una canzone. È finito il video, Nick. Non ho. Però la mia suona, è simpatico. Va bene. Signore. E ricordiamo tutto perché Nelson ha rubato il tablet a tonno. Beh, perfetto, alla fine. Non lo fai vedere? Lo sto facendo vedere. Ah, ok. Io immagino così il furgone di Rover e post tour. Beh, più o meno. Dai, sì. No, era così a ogni viaggio, poi veniva pulito. Io sbavavo un botto in quel furgone, sbavavo veramente. Cosa vuol dire che sbavavo? Mi veniva ad addormentarmi e sbavavo. Hanno deciso di non mandarti. Ma che schifo. Che non stia arrivando. Fai schifo. Non sta arrivando? Boh, sarebbe essere.
Non sta arrivando. Vabbè, mentre comunque arriva, non arriva, capiamo. No. Quello lì dei restauratori mi aveva fatto venire anche in mente, solo per i guantini, quel tizio che è diventato famosissimo, che gli arrivano le... No? Io dicevo che gli arrivano le Collector Edition e lui le spacchetta tutte perfettamente. Sì, è simile. Quello che dicevo io sono quelli che fanno gli unboxing delle carte, okay, dove dovrebbe essere robe. Però, aspetta, però lui è veramente bravo a farli. Cioè lui, lo guardo e dico... Come si chiama? Credo? Ah, vabbè, tonno. Non me ne ricordo nulla. Ma sono dei tipici video in cui tu non è che conosci chi li fa. No, tu si chiama tipo Unbox Everything, una roba del genere. Esatto, una roba del genere. Però è figo perché tutte le cose le fa benissimo. Cioè tipo le apre perfettamente. Però spesso fa delle robe cose. Su robe non di valore. Lo fa anche un po' per il meme, mi pare di ricordare. Cioè ti unboxa professionalmente anche roba non costosa. Io ho visto solo console e videogiochi. Ho visto solo roba del genere. Beh no, però di valore. Cioè vecchia roba. Di collector che gli mandano. Cioè tipo Last of Us gli mandano la collector fighissima. E lui la unboxa tutta, quella strafiga, ti fa vedere tutte le varie cose. Ho ricordo di unboxing fatti con i guantini tutti perfetti, okay. Ma di roba idiota. Roba idiota non l'ho visto. Cioè non idiota, roba normale, okay. Ti unboxava quindi tutto. Il mio video così. Della macchina censurato anche quello. Ma non è colpa mia. È andato a fanculo. Abbiamo fatto vedere tutto il prima. Era fighissimo. Sai cosa ti faccio vedere? Voglio. Faccio vedere questo. Dai, fammi vedere uno dei tuoi. I miei dati! Allora, il problema è che mi si bugga YouTube, non va in full screen, quindi devo chiuderlo. Mi si bugga YouTube. Quanto hai speso per quel robo? No, non dirlo. Ma non prova a cliccare la finestrella invece di fare così. Io voglio capire. Non ti voglio attaccare, però io voglio solo capire perché ogni. Lo capisci che io non sviluppo l'applicazione YouTube? No, non siamo, comunque. Ogni strumento tecnologico che tu compri non funziona alla fine delle cose. Lui fa la recensione di 40 porta oggetti. Cos'è un porta oggetti? Io ho smesso tutto questo video. Però qua l'attenzione è alta. Sì. Vabbè, ma questo è uno che fa review. Sì. Okay. Cos'è un porta oggetti? Sì, porta cavi, porta. Tutto in cammelli su queste cose qua. Sì, non è un bot. Roba un po' da assassino, in effetti. Guarda lì. Però questo lo trovo meno interessante. Sì, questo per me è no, allora, cioè, no, molto, è molto specifica bello. Per una nicchia a cui interessano queste cose specifiche. È proprio per gente come te, Nick. Sì, cioè, proprio questo ti rappresenta pieno come video. È figo, figo. Questo, ad esempio, non lo vorrei vedere fino alla fine. Non mi rilasserebbe, ammetto. Cioè, mi incammella. È molto figo come concetto. È fighissimo, secondo me, ma non mi incammella. Non è una roba che guarderei all'infinito. No, vabbè, ma non ti deludere così. Va bene. Cioè, negli altri? Sì. Vai, prego. Faccio vedere. Fare un altro. Sono curioso. Una mia grande risorsa di quest'ultimo periodo, Vincenzo Caputo. Per questo nuovo video, che? Qualche giorno fa. Cosa fa? Settimana fa, al massimo. Domotica. Adesso non ricordo. Ah, figo. Abbiamo recensito lo c'è un esperto di domotica. Sì, elettronica domotica. Realizzato da Alterco Robotics. Super rilassante. È rilassante? Ha la caratteristica principale. No, per me è insopportabile la sua voce. No, dai. È totalmente insopportabile. Solo per dire che è la parte che intrattiene di più. No, Zeppe, senti quando si sente male. Sì, cioè, sì, tipo l'ha registrato in cantina. No, è inaffrontabile. Perché di solito. Però posso dire che sono tutti dei video in cui devi avere una concentrazione. Sì, altissime. Cioè questa non è da incammello. Però io mi incammello su queste cose. No, infatti, però non mi puoi dire che ti addormenti su sta roba qua. No, mi incammello. Cioè non dormo perché guardo queste cose. Ma dopo capisci? Sì, sinceramente. È molto esplicativo, cioè capisci. No, però ti ricordi? No, dopo lo riguardo. Cioè spegni un po' il cervello forse. Ma aspetta, scusate la mia ignoranza, per domotica si intende... Io penso alle cose automatiche, tipo esatto. Che dici e Google spegni la luce. Ma è per questo che il nostro studio è tutto automatico. No, per questo non è niente automatico, perché Nick segue lui, probabilmente. No, non lo seguivo ancora, non lo seguivo ancora. Ah, ok, quindi adesso che lo segui... Possiamo pensarci, però mi servirebbe Eddie, se non sono un elettricista. Vabbè, c'è da attaccare due cavi. Insomma, facciamo cavi elettrici, robe. Però si può fare. Chiamiamo un esperto. Chiamiamo un esperto. Ma comunque, abbiamo anche dei vocali. Andiamo ad ascoltarli. Andiamo ad ascoltare un bot. Il primo si chiama Canguri non violenti. Interessante. Che ricordiamo, YouTube ci ha censurato la live. Io mi incammello tantissimo con i video in cui i canguri litigano. Ma proprio litigano, tipo, cioè che si danno le zampettate. Mi fanno troppo ridere e sto veramente. Rischierei di stare per ore a guardarli, veramente. L'abbiamo visto l'ultima volta. I canguri sono della gente che dà delle ceffe. Sì. No, i canguri sono molto enormi. Fighi. I canguri sono molto fighi. No, infatti tutti vorremmo un amico canguro. Sentiamo il prossimo di Mauricio. Riverenze da grappa, dunque, dei video su cui usano il vostro gioco. No, episodi di Maurizio parecchio. Si chiama l'audio. Sono i video di un programma americano chiamato Maurizio Show.
dove fanno vari test del DNA per capire se un tizio sia il padre di un bambino, oppure fanno i lie detector test, quindi i test della macchina della verità per capire se ci sono dei tradimenti o meno. Anche perché da lì è uscita fuori quella frase "You are not the father". Tutti verdetti l'attesa, ah, le spiegazioni. Ho capito, l'avete presente? No. Cazzo, è una frase che è circolata tantissimo, era un meme, tipo un audio. Non meme, era un video ricondiviso tantissimo, e c'erano poi tutti che si scandalizzavano, tutti che urlavano. Cioè quelle americanate, quelle, con tutto il pubblico, quelle americanate in cui ci sono queste due poltrone, ne mettono uno su uno, uno su un altro, e poi alla fine gli svelano ste robe. È vero, cazzo, quella roba lì. Ma hanno degli show in America che sono fuori di testa comunque, tipo queste cose qua. Quelle, quelle che poi arrivano tipo su Real Time, D-Max, quelle storie. No, 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 no. Proprio è un'altra categoria ancora. Secondo me è tipo è molto quando trash. Qua facevano Caramba, che sorpresa. Non lo guardo. Oddio, sai che non mi ricordo era come era fatto. Però secondo me è quello stile lì. Ok. Però no, è proprio stile trashissimo. Stile trashissimo. Cioè prende la vita della persona e la stravolge. È strabello. Tipo opera. Prossimo audio si chiama "Ognuno ha le sue credenze". Vai. Riverenza a tutti. Io mi incammello su quei video di ristoccaggio di frigoriferi o armadietti o credenze. Ma visti? Sono bellissimi. Provate a guardarne uno e vi giuro che non riuscite più a smettere. Cioè, cazzo, mettilo. Sono tipo Tetris. Sì, ma se non ci dice il nome, non detto il nome, scusa, però, cazzo. Ma fai il restock ristoccaggio fridge. Di fridge. Restock fridge. Ma non capisco in che senso. Secondo non me tiri fuori tutto e lo metti in ordine perfetto, diviso perfetto. Ok. Tetris del frigo della merda, credenza. Potrebbe essere fighissimo. Non lo vedremo mai, ragazzi. No, però ce l'abbiamo. Guarda, questo è il prima. Ah, ho capito. Che è un frigo normale. Cioè, tu metti in ordine il frigo. Esatto. Okay. Questo è un frigo normale, ok? Okay. Ma questo è super ordinato. Beh, anche secondo me è una porca miseria. Ma è straordinario. Cioè, ricordo quelli dei fan e ne guardavo. No, questo però è da malato. No, sì, però dai, ma chi è che ha tutta sta roba? Quanti sono in famiglia? Sì, no, 35. Ma cos'è? Ma è un discount. Cioè, uno che è andato a prendere lì la roba scontata. No, grazie, ma che filosofia di vita bellissima, però. Ma sentiamo il prossimo audio. No, 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 adesso me lo fai vedere. Dai, non ti puoi incammellare, guardati prima di dormire stasera. Ma me ne fai vedere un altro. Ma perché dobbiamo essere? Niente, facciamo una live in cui guardiamo i video e non guardiamo i video. Possiamo vedere video. Certo, non possiamo incammellarci su ogni video. Ma allora guarda sto cazzo di frigo. Abbiamo visto il prima e dopo. Ma fammene vedere un altro. No, questo è un video di cucina, però. Ma sempre lo sta ordinando. No, ma io ti lei Dio. Prende la zucchina che occupa spazio e la toglie l'aria così da che occupa meno. Sì, però scusa, sarà meno fresca. Boh, magari no. Magari mangio tanto. Questo mi sembra un po' eccessivo. Comunque però questo cosa. Ringrazio veramente perché è una roba fighissima. Soprattutto perché ci stavano le zucchine lì dentro. Come si chiama, Nick, quindi? Restock. Si chiama... Però quella devi mangiare sta roba, mi sembra LG un po' esagerato. LG Queen Home Decor. Me ne puoi mettere un altro, solo per vedere prima e dopo velocemente perché mi fa Pantry un botto. Transformation. Sì, un botto Satisfy. No, che pittura anche. Ah, ma fanno di tutto in questo canale. Ah, ma è tipo giocare al House Renovation su Cavolo, Steam. Lo devo guardare. Come si chiama? Ah, è gente che ha un botto di flipper, tempo. House perché flipper. Per fare questa roba qua devi avere un botto di tempo. Vabbè, guadagneranno un botto. Ti dico, ma mi posso dire che è un po' lunga la sigla di questo programma. Avanti. Mi ha fatto venire in mente che a un certo punto avevo beccato su YouTube e poi non è riuscito a darmi quel fattore in cammello da andare avanti, però un tizio che si faceva tutta una casa da zero. Ok. Bello. Oddio, da zero zero. Da zero zero, perché si faceva tipo sta baita in montagna. Ma in occidente. Ma è quello che ti facevo vedere io. Ah, me l'avevi fatto vedere sì, te. E dopo messo in lista. L'hai messo, sì. Io ho visto qualche episodio fighissimo. Adesso te lo faccio vedere. Sarà bello. Mettilo dai, mettilo. Ma fa più episodi. Fa più episodi. Ok, sì, ma fa anche le fondamenta. Sì. No, vabbè, fondamentalmente. Allora, ma è una baita lui... tipo messo della legna no, a caso? Sta o effettivamente? No, sta facendo lui l'infissi. Ma non cosa ci sono le fondamenta. È che lui è un signore olandese di Amsterdam che ha comprato questa cabina in Valle d'Aosta. Ah. E è attuale, cioè lui al momento sta mettendo i video mano a mano che va avanti con i lavori. Quello è fighissimo. È fighissimo. Okay. Ha comprato il terreno. Ha un terreno. È quello che voleva fare Nick. Ma che andiamo a trovarlo. Nick. Arrivo. Chiediamo la collaborazione. Nick. Cosa? Ha un terreno. No, ha comprato una cabina. Ma non la dismessa. Sta costruendo. Ah, ok. Ma questa devo, è un'altra devo, storia. Devo chiudere però. Per YouTube. Quindi in realtà. Come è possibile? È buggato. Lo sta disinnescando. Lo sta disinnescando in questo momento. È pronto. È pronto, Marisa. Pronto, quindi Marisa. Questa ha comprato una cabina dismessa in un posto a Valpellice. Dove è Valpellice? Ok. Ma quanto l'avrà pagato? 40.000. Così tanto?
ha fatto ma no, comunque, ma dai, non è vero, Nick, è un bot, giuro. È un bot. Oddio, non so, Frank. Io ho guardato qua sull'Appennino, trovi le case a 5.000 sì, euro. Sì, ma lì sei sulle Alpi. Ma grandi, col giardino. Questa le robe. È che comunque tu hai la possibilità di costruire su un terreno dove magari non hai possibilità di costruire case nuove. Questo ha il permesso. Sì, però ha il permesso. Per sistemare la cabina? Solo sistemare la cabina. Boh, mi sembra tanto 40.000 euro. Ma è questo? Ma ci arriva prima o poi alla casa? Ma anche perché adesso me la sto immaginando in un certo modo la cabina, ma magari non è così. Magari è una magione. Cazzo, comodo raggiungerla comunque. Ma guarda che 40.000 è tanto. È un botto, Nick. Ci compri una casa già finita. Per averlo in mezzo al nulla totale, cioè per andare è dovuto passare in mezzo a un bosco. Ma poi scusa, una strada non esatto, asfaltata. Ma non hai paura dei ladri? Io avrei un botto paura. Cioè, se li stai male, poi nessuno ti aiuta. Sì. Non prende neanche il telefono. Non prende il telefono. No, ma è satellitare. Ma era lui che mi avevi fatto vedere? Sì, okay. Sì. Ma dopo la fa tutta fighissima, no? Se sbaglio. Potrebbe andare un po' al dunque, però, questo signore. Beh, gli piace far vedere come. No, è quello che ti dicevo prima: video di 40 minuti. Lenti, lenti. So, qua c'è proprio da rifare tutto, sì. Porca troia. Però scusa, quindi è già fatta in muratura questa. Sì. Ok. Lui le sta praticamente ristrutturando. Anche okay. Però molto, cioè rifatto il pavimento. Però sai che tu me ne avevi fatto forse vedere un figo, altro però. Era un ragazzo molto più giovane che si stava rifacendo tutta la casa. Che aveva una casa veramente figa, cioè proprio una baita di montagna bellissima, tutta secondo moderna, me comunque sbaglio, però. Di gente che rifà la casa o fa vedere cose, o quelli che fanno tipo le case nei furgoni, ce n'è un botto. Sì, questo comunque sì, potrebbe essere rilassante. Questo è molto bello, ma secondo figo. Me riusciremmo anche a fare una cosa del genere. Passaci sì. Il nome, ridicelo. Lui si chiama Martin Dollard. Martin Dollard. E tra l'altro lui ha fatto anche un giro assurdo in bicicletta tipo di 2 anni. È stato 2 anni nell'America del Nord, parte, del Sud. Ma l'ha fatto vedere su YouTube. Giovanotti. Sì. Ok, ma è molto grosso. Lo sta diventando adesso secondo me con il discorso della cabina okay. Sulle Alpi. Vabbè, figo. Vabbè, sentiamo il vocale Bad Drivers, è l'unica via. Sarà di Corrado? Sarà di Corrado. Riverenza tutta la Valle Spaziale. I video con cui in questo periodo sono brutalmente in fissa sono i video di Bad Drivers e le compilation Marvel, in particolare le transition e i video backstage o delle interviste, i bloopers e queste cose qua. Arriverenza. Io mi guardavo un sacco di VIP che incontravano altri VIP che stimavano, mi guardavo tutti i backstage delle cose che mi piacevano, tipo Signore degli Anelli, Star Wars, in green screen, e mi facevano straridere, poi tipo tutte le scene sbagliate, le volevo mettere ma non trovavo un video bello, però sì, quelli lì vanno sempre tantissimo. E sentiamo l'ultimo vocale che è sono giapponese. Sono giapponese. Riverenza tutta la Valle Spaziale, ultimamente sono in fissa con un giapponese che è stato mollato dall'amorosa dopo tanti anni e gira nel paese utilizzando i mezzi diciamo più lussuosi, ecco, i treni notturni, l'autobus più costoso del Giappone, hotel strafighi, spazi ora. Tipo ridotti di 10 metri quadri, così, molto molto interessante ed è super rilassante, soprattutto, ve lo consiglio. Non l'ha detto. Come lo cerco? Non l'ha detto. Cazzo, qualcuno in chat lo sa, ragazzi. Japan Man, no, dicono Kuga Travel. Ma è uno pieno di soldi. A quanto pare sì. Però non vale. O magari non ne ha troppi, ma li spende tutti lì. Ah. E li cazzo, rifà con i video. No, Travel. Magari pagato dal governo. Travel Travel a 66. Ah, beh, se li stanno inventando i nomi. Li stanno palesemente inventando. Non è lui. Sì, non è lui. Diceva prima tonno della casa costruita in legno. È Eric Granks. Aspetta. E Kuga Travel. L'hai trovato, Nick? Forse è questo, vai. Trasmettilo pure. No, Marco Tonino. Vado un po' avanti. Ma dammi un attimo di contestualizzare un attimo la cosa. Se ha voluto fare sta ripresa, bisognerà vedere. Buon anno nuovo a tutti quanti. Forse non parla per renderli internazionali. Ah, esatto. Certo. Come è vero, ce ne The sono Sleeper tanti. Train. Quello che seguivo delle lontre non parlava mai. Infatti, scriveva e basta. Fighissimo. Zumoshi Station. Sono uguali alle nostre, esatto, le loro stazioni, vero? È assurdo, sì. Non penso sia un posto incredibile. Anche io pensavo fosse totalmente identico. No, assurdo. È forse un po' tenuto meglio, sembra. Sì. Traduci, Nick. E sembra che molte leggende giapponesi nacquero qui, non so dove però. E in questi treni notturni penso che siano. Ci mettono più tempo. Perfetto. Però
Questo treno promette un'esperienza fantastica. Quindi sono dei treni lenti apposta. Esatto, ci mette di più di un aereo. Sleeper train. Di... No, guarda, senti il gingolino, senti il gingolino. Che ecco, guarda, questo guarda, molto guarda giapponese. Guarda che figo che ha. Le... è molto tondo. Ha i finestrini bassi. Ma poi sopra sono. Ma no, i finestrini bassi perché sarà a due piani. Tondo. Non li hai mai presi i regionali? No, qua? Qua preso. Tutti i regionali sono a due sono piani. Così? Vero. Ma sono così, fatti così? Più o meno sì. Sono più squadrati. Lì sono molto tondeggianti. Belli tondeggianti. Ma che figo. Però sì, qua sono quasi tutti a due piani. Ma vabbè, ma perché tu ti metti sotto. Lì? No, ma ti ma metti lì. Sì, cioè, sì. Pensa a non leggersi i libri lì. Cioè, tu invece di leggere a casa, prendi e vai a leggere. No, questa è una figata. Questo lo vorrei provare. Però penso non ti ispira, Nelson. Non stavo guardando. Ma dai, mi sto facendo i cazzi miei, ok? Ma. Vabbè, dopo le 7:30 vale tutto. Vale tutto. Questo io. No, comunque devo approfondire. È che tipo io ho perso attenzione perché non hai parlato. Ah, ok. Mi dà un po' fastidio. Ma a me invece piace, cioè, a livello, se penso di vedermelo tipo la sera, una roba del genere, impazzisco. Sì, cioè, è perfetto. Beh, sì, è molto tranquillo. Ma non si possono fare invece dei watch party guardare video di YouTube? Ma va bene lo stesso, sarebbe molto più interessante. Volevo vedere la sua stanza. C'è la neve. Vado un po' avanti. Volevo vedere la stanza. Ma figo che gli mettono le cosine. Però lui è molto bravo, secondo me, a tenere così tanto. Però fa dei, secondo me inquadra per troppo tempo. Eh no, cose. Però secondo me è fatto bene, perché alla fine è quello il video. Cioè, non è che. Ma scusa, stava entrando sul treno, Nick, e sto parlando del momento più No, ma ormai vedere la neve. No, che c'era il momento in cui faceva vedere il treno. La stanza, vabbè. Beh, la neve ce l'hanno anche in Giappone come da noi, penso sia uguale. Cazzo, molto ma è rilassante. Tutto così dopo. Molto rilassante. Che vi faccio vedere la stanza, potrebbe allora, fare delle live su Twitch lui. Era prima. No, vai all'inizio, lì, quando lui fa proprio l'entrata del treno. Va bene. Quello secondo me era figo. Forse. No, qua mi sa che è già sopra. È già sopra. Ma quanto dura questo video? Non vedo. Botto, mi sa. Guarda la durata del video. Oh mio Dio, sapete. Today I'm in car 11. Strettino, Ah, molto porca, no, secondo me è la telecamera. Dici? Dici no. No, secondo me è stretto perché comunque le camere sono belle ampie. Ah, giustamente devi essere sicuro di beccarla, di andare nella camera giusta. Cavolo, è vero. Sennò... Che bellina. Oddio, è molto carina. Ma è stracarino. È bello. Ma che sembra figo. Un hotel. Ma anche sono andato in hotel molto più. Fra, voglio troppo provare questa esperienza. Molto carino. Andiamo. È che purtroppo a me i treni sono un po' di sporco di solito. Ma secondo me in Giappone no, Vez. No, però dipende, Nick. Cioè, ma secondo me neanche mi fa qua è notturno. Cioè, quello è il pigiama, ti è andato il pigiamino. Sì, ma anche puliscono. Se non sbaglio. No, questo è fighissimo. Molto bello. Veramente bello. Qual è la durata di un video del genere? 23 minuti. So questo me lo voglio guardare a casa. E poi quello dopo è solo viaggio, perché è in viaggio per i prossimi 15 episodi. Io avevo messo, poi dopo chiudiamo, andiamo dove cavolo volete. Avevo messo i video che mi piacciono di più in assoluto, che se non metto le action figure in legno. No, cosa vuol dire? Prima i modellini. Ah, video miniature. Ma tipo? Ma quelli che dipingono i Warhammer. No, gente che vede della roba che gli piace e la ricrea da zero. Porca troia. Io vi ho messo questo qua che è fuori di testa, che praticamente è un tizio che fa il castello errante di Hall. E oddio, ma così è un attacco d'arte praticamente. Sì, è un attacco d'arte supremo. Però ha un livello inverosimile. Cioè, nel senso, lui si guarda tutti i poster, tutte le locandine, scopre dei dettagli che magari non vedeva da certe angolature. Cioè, lo fa fedele. Lo fa fedelissimo. Pazzesco. Cioè, fa una roba. Ma in fondo, fammi vedere il risultato. Non hai idea di che cazzo sia il risultato. Perché tra poco arriva. Però fighissimo. No, è fighissimo. No, ma questa gente. Cioè, sono robe che poi se vuoi rivendi a un botto di soldi. Questa gente che lo fa di lavoro. Non l'ho messo, o forse l'ho messo alla fine, forse no. Avevo messo un tizio che aveva ricreato tutta la contea. Figo. Wow. Un modellino. Un modellino gigantesco della contea. Con per fare le battaglie con i soldatini. No, lui così. Ah, così okay. Perché gli piace fare. Ma c'è gente che. Ma queste cose qua per me sono troppo rilassate. Però è un ottimo passatempo. Questo è veramente un ottimo passatempo. Anche perché secondo me poi ci guadagni, cioè, capito? È un. Beh, è stato bello vedere questo film. Ah, raga, io sincero non ne posso più di stare davanti a uno schermo oggi. Cioè, sono arrivato alla fine. Giusto. Ma i tizi che fanno i modellini di se vuoi c'ho quello delle ma no, modellini. Allora, questi sono dei ragaz che penso siano in Thailandia, va bene. Ma puoi andare, Nelson, non è obbligatorio. Se devi andare, vai. Sono stanco. Io mi ricordo, ma non so se mi ricordo mai, ma l'hanno detto all'inizio, quando iniziamo a fare le live, ognuno può fare quello che vuoi, se vuole andare. Io andrei via per non fare un cazzo, quindi rimango. Ah, beh, allora no, rimani. Eccoli. Sono solo stanco. Che cazzo sono loro? No. Oddio, ma stava per cadere. No, Nick, uno dei tuoi video. Basta.
Ma però è figo. Questa è sulla cima del Matterhorn. Del Matterhorn? Matterhorn. Ne so del Macaron? Macarons? Ne so quanto prima. Allora, devi sapere. In realtà in italiano un altro nome. Ok. È tipo... sta sfasando. Nelson è più in sé. Non sta sfasando. Non sarebbe generato un botto tutto il giorno. Davanti. Vai. Eccolo. Mi è venuto in mente. No, non mi è venuto in mente di ricordarmi quello di prima. Non me lo ricordo più. Ma ancora? No, non ce l'ho. Ma come è possibile? No, Pingo mi sto truffando. Allora, comunque qua ci scrivono tutti, raga, le mini house. Ce l'hanno scritto anche prima. Mi è venuto un sacco. Ma c'era una serie di real time anche. Le mini house. Fact. Io ti odio. È Pingo che vuole il Nels Fact. Alla fine. Qual è il Nels Fact di prima che mi è venuto in mente? Facciamo una cosa, sfida. Non chiudiamo la live finché tu non ti ricordi il Nels Fact. E non puoi barare uno, devi essere sincero, okay. E ricordarti quel Nels Fact lì. Sì, sì, proviamo lì. A arrivarci allora, insieme. Facciamo un... Esatto, allora. Stavamo parlando di... Allora, hai citato Kal-El. Ah, i video... Allora, i video di analisi minuziosa di cose. Ma di per cosa... Di recensioni, di magari. Ma di cosa stavamo parlando? Video analisi... Scrupolosa aiuto, di cosa? Chat aiutami. Stavamo Nels parlando. Fuck. Lo stiamo facendo il Nels Fuck. Ci stiamo arrivando. Funivie. Ah sì, seggiovie. Stavamo parlando di. Ah, per il seggiolino Frozen, si alzava. Non cartone. Si alzava. Giro completo ho detto. Sarebbe fighissimo che voi analizzaste quel film da un punto di vista proprio logico di tutte le varie cose che succedono. Il percorso del controllo delle seggiovie. Esatto, sì. E poi tu hai detto, ah ok, allora a questo punto lo dico. E poi non l'hai detto. Probabilmente era una rubrica che volevi portare avanti. Ah, perché no. Io mi ricordo lì di aver pensato una cosa che vorrei fare, sì. Che però in realtà non è quello che volevo dire. Qual è questa rubrica? No, non c'entra un cazzo in realtà. Comunque, io ho pensato a quella e mi è venuto in mente un Nels Fact. Okay. Mi fa ridere perché questo contrasta tantissimo col video che ho visto ieri sera prima di andare a letto, che era di questo ragazzo italiano che è il campione mondiale di memoria. Okay. Ah, minchia, Andrea. Okay. Si chiama Andrea? Sì. Ok, e lui è devastante e spiegava tutta la tecnica del palazzo mentale, quello che vedi in Sherlock, presente? No. Perfetto. Neanch'io. E è fighissimo, praticamente tu hai un ambiente che conosci benissimo, ok, e a questo ambiente qua associ delle cose che devi ricordare. Associ delle cose. Cosa vuol dire? Che devi ricordare, tipo... Ma ambiente tipo questa stanza? No, è un ambiente... Sì, anche questa stanza lo puoi fare, però è meglio che sia un ambiente che conosci benissimo. Ma poi ti sto spiegando una tecnica che io in realtà non dovrei tipo spiegare. Camera tua... Tipo camera mia, camera da letto. Esattamente. Okay. Quindi cosa fai? Io devo, non so, ricordarmi 5 parole, ok? Sì. E queste 5 parole incomincio a distribuirle nella stanza, ok? Ma è come io che mettevo la roba di storia davanti al cesso, così tutte le mattine la leggevo. No, non è così, non è così. È più tutta una roba mentale. Ma tu hai visto Sherlock? Fa veramente cagare, l'ho mollato a metà. È inguardabile. Tra l'altro sta andando sulla 7. Mentana l'ha presentata al TG, essendo una delle serie più belle mai. Bellissima. Per me è inguardabile. No, ha degli episodi che secondo me si devono saltare. Ah, io quando sono arrivato a quelli l'ho mollato. Ho detto cosa sto guardando. No, lì c'è un nemico fortissimo che praticamente ha... No, Moriarty. No, è prima. È praticamente questo nemico mega forte che lui sfrutta, lui praticamente ha tutte queste informazioni, okay, che però sono costruite solo nella sua mente ed è figo perché ti fa vedere che queste informazioni lui quando le deve andare a prendere ha questa libreria gigante in cui prende i libri, lui li legge, li prende e li mette dentro, però è tutto nella sua immaginazione, capito? Ah, figo. Cioè è come se lui avesse creato nella sua mente questa cosa si fa davvero. Questa cosa si fa davvero. Ed è una roba fuori di testa. Pazzesco. Ok, quindi se uno deve ricordarsi delle cose si inizia a scrivere le cose dentro la stanza. Però le ricordi perché le vedi. No, è diverso. Cioè, io credo che tipo associ tutto a qualcosa che ti fa venire. Ma è una roba come quando il codice del treno e dici 94 10, 94 è il mio anno di nascita, 10 però è ancora diversa. Cioè, allora, prima cosa io non mi sento la persona adatta per spiegare questa cosa. Dovremmo chiamare Andrea però lui faceva l'esempio, devo ricordarmi la parola fortuna. Sì. Quindi devo posizionare la parola fortuna sul divano. Sì. Ok? Quindi mi immagino il divano che a un certo punto la fortuna non puoi toccarla. Esatto. Quindi lui si immagina, non so, il divano che a un certo punto incominciano a crescere un sacco di quadrifogli. Quindi lui, quando ripercorre la stanza e arriva al divano, per ricordarsi la parola fortuna, si immagina questo concetto dei quadrifogli che spuntano dal divano e quindi si ricorda la parola fortuna. Poi continua. Cioè, ogni volta che vede il divano di casa sua pensa alla fortuna. Ti giuro non riesco a capire. È forse devo guardarlo forse dovresti vederlo perché è troppo difficile da spiegare. Okay. Cioè, non è troppo difficile. Però se non funziona, posso spiegare molto probabilmente io. Funziona perché si ricorda delle robe che fanno paura. Facciamo un corso. Sì. Però bello. Cazzo, se vedessi Sherlock ti infotterebbe tantissimo. Ma io metà l'ho visto. No, ma a me piace un botto come personaggio, però è finto.
Sì, cioè, ho fatto anche video, Frodo, sì. Ho fatto anche videogiochi, ma è, cioè, è inventato. Sherlock, non capisco, non è davvero da che cosa, no, no, certo. E no, quindi non ho mai pensato esiste davvero questa cosa. Ok, esistono. Però tu adesso mi dici di sì, quindi okay. Cioè, cioè, no, pensavo fosse è solo quella che dice lui, è una questione di memoria. Di memoria. Esiste gente che sa come ricordarsi qualsiasi cosa. No, quello ok, non sapevo si facesse così. Famoso picco della Miranda. È una delle tecniche. Poi i campionati mondiali di memoria, se non ricordo male, non mi guardare come se mi dovessi chiedere qualcosa che non so. No, mi ricordo, poi magari sbaglio, ti fanno vedere una serie di numeri in determinate caselle colorate, cazzo ne so, per un attimo tu le guardi e poi devi iniziare a metterle, ricordare, sì. E le devi mettere tutte queste velocissime. Ma è assurdo, perché ho visto Andrea, io ti giuro che se hai sbagliato Andrea, io mi... Quello che mi mandrà, qualcuno mi dice se si chiama Andrea, perché vabbè, se lo chiama Andrea vale tutta come la nome live. Generico. Che è Andrea? Di Joe, come fanno in America. Joe. Quando è una persona qualsiasi, Joe. Ok, no, Joel. Joe e Joa. Joe. Che praticamente va a casa di Jack Nobile, ok? Mago. Sì. E lui, e Jack Nobile ha una stanza che è piena di mazzi di carte, che ha messo tutti in fila, ma saranno tipo 100 mazzi di carte, e lui li memorizza tutti in mezz'ora, ok? Poi dopo si gira e Jack gli deve indicare un mazzo di carte, no, gliene toglie uno, ok? E lui deve dire quale mazzo è stato tolto. E lui si ricorda tutti i nomi delle carte memorizzate in mezz'ora, una roba impressionante. Si chiama Andrea, dicono. Andrea, perfetto. Andrea Muni. Muzzi. Non so, okay. Vabbè. Un altro dice Joe and Jane Doe, quindi non si sa. Vabbè, Jane, ragazzi, Jane, allora oggi è stata applicata su Space Valley, su Yakety Yak, una censura, e cioè la censura dei cricetti su tutti i video che volevamo vedere, ma non siamo riusciti a vedere perché non si può, a quanto pare, vedere un po' come nei migliori TG quando i servizi sono, cioè l'edizione ridotta, esatto, perché c'è lo show. Non vedi assolutamente nulla. Speriamo che questo non succeda anche a voi. E niente, ci vediamo la prossima settimana senza questi due buzzurri, ma ritorna l'altro. Forse. Finalmente, forse. Io spero si colleghino i due banali. No, ci colleghiamo. Cavolo. Abbiamo preso anche della stagionazione apposta. Adesso gli facciamo fare gli inviati. Infatti, diciamo che cosa vorremmo organizzare. Provare a organizzare. Sarà difficile, ma sarebbe figo mandarli per le strade. Sì. A fare le interviste. Sono in inglese. Non le interviste. Io però vorrei essere davanti ai posti. Vi facciamo vedere delle cose. Facciamo vedere delle cose. Con un microfono a farvi l'inviato. Ma sarebbe figo se vi comandiamo noi, però. Okay. Sì, noi diciamo le cose da fare. Vai a chiedere a quello. No, senza interazioni. Perché, esatto. Secondo me, anche se senza interazioni, mi piacerebbe che gli dici: cazzo, non so, vai a destra, vai a sinistra, bello, vai dritto, bello, fate bello, tutto bello, il ponte, fammi vedere cosa c'è lì sotto. Però voi dovete, cioè, tu devi fare quello che diciamo. Sì. Vabbè, adesso non è questi che due vanno a cazzeggiare per una settimana. Live, lasciate andare in vacanza, per favore. Voi volete cazzeggiare? No, ma certo. Però ma ci dobbiamo pensarci queste cose. Ma avete preso l'ombrello? No, dobbiamo ricordate. No, no, ne ho uno. Mi raccomando. Sì. Comunque, non sarà sicuramente scritto sulla tua Lonely Planet di merda. Mi raccomando, se avete allora, la Lonely Planet a casa, usatela. Ma c'è una whiskey experience, ok? Una volta per una Lonely Planet sono andato in un posto che faceva gin, fighissimo. Ah, c'è anche lì. C'è anche lì un posto che fa gin. Perché però... c'è il famoso whisky scozzese. Cioè, non so. Sì, okay. Sì. A quanto ma pare si fa tipo... fare tutti degli assaggi di whisky che secondo me... Talisker sia nell'isola di Skye, che è lì in Scozia, credo. Non lo so, mi stai chiedendo troppo. Vabbè, comunque sì, ricordatevi, non è Inghilterra. Non è Inghilterra. Esatto. Ringraziamo tutti quelli che hanno regalato sub e che si sono abbonati. Ringraziamo tantissimo. Bravi, ma ricordatevi che mancando solo 4 giorni, avendo 2113 sub, si va poco lontano. A vedere si mese prossimo lontano, se sì, continuiamo. Sono giuste, Pingu. Sono giuste, farei partire intanto il ride. Se non mi volete contraddire, andrei da Kuromili. Bello. Che sta giocando Elden Ring. Ma si può? Sì, è uscito. È già uscito? Oggi. Non usciva domani? E siete ancora qua? Io domani, no, domani non ci sono. A noi arriva lunedì, mi sa. Anch'io allora. No, no, non è vero. Io in realtà ci sono mattina. Ma pranzo. Tu mi devi aiutare, oh? Non tu fino al pomeriggio tardi. Io devo andare di là con Eddie. Qualcuno mi aiuta allora, qua. A che ora? Quando volete, ditemi voi. Ma torno. Mi dici poi. Io. Che cazzo no, domani dobbiamo organizzare un po' di cose. Va bene. Vuoi che venga qua o vuoi che vada Nick, di là? Il venerdì, io ma farei... che cazzo dici? Dobbiamo partire, non abbiamo fatto un cazzo. Ma fighissimo. Allora venire qua. Ma io ti ho detto che c'ho voglia di andare, ragazzi. Però no, facciamo riunione di là. No, io cioè, là. Vorrei che fosse fatto bene. Però andiamo di là. Lo facciamo bene. Andiamo di là. No, devo dare delle istruzioni. Allora io vado di là con Eddie, voi vi organizzate. Però alla fine saravamo tutti insieme. Ma dopo ci torniamo qua, io devo fare anche quella roba là. Esatto. No, allora io domani mattina e poi sushi a pranzo. Le cose, però non c'è tre storie. Io vado al sushi a cena. Io una puntata.
promesso di andare al sushi. Ho promesso che andavo. Allora tu non vieni. Vengo dopo pranzo. No, io vado con Eddie. Io vado con Eddie. No, io dopo pranzo non ci sono. A me serve Frank. Ma perché tu non ci sei dopo pranzo? Vabbè, dopo io alle 4 devo andare a prendere il gatto da veterinario. Vabbè, mezz'ora. Va bene. Ok, dopo pranzo. Nelson dopo pranzo. Fino alle 3. Ah, vabbè, tu fino alle 3 va bene. Io sushi ti pare 12 e mezza. No, hai detto le 3. Va bene, adesso vieni verso le 2. Ok, arrivederci. No!